Bene, buongiorno a tutti e grazie per essere qui con noi fisicamente e anche virtualmente. E quindi un saluto particolare va a chi è un po' più lontano col corpo, ma sicuramente non col cuore, perché oggi ci ritroviamo insieme a distanza di un po' di tempo. Per dare attuazione a quello che nel contratto del 5 febbraio 2021 abbiamo previsto e ci fa molto piacere poterlo fare partendo proprio con un tema che rappresenta il presente ma anche soprattutto il futuro. Ecco, il futuro e presente che si incrociano quando si parla di competenze digitali, perché poi lo diranno molto meglio di me i relatori, però quando si pensa alle competenze digitali si immagina un futuro, no? Più o meno lontano, invece ecco, è già qualcosa di molto presente. Io vorrei iniziare, prima che si unisca a noi il presidente Tiziano Treu, perché siamo ospiti del CNEL e quindi un ringraziamento va al CNEL, anche se in questo momento non c'è chi lo rappresenta ai massimi livelli. Ecco, un ringraziamento va a tutti quelli che hanno partecipato. Io in teoria ho una scaletta davanti a me, quindi lo dico, faccio outing, no? Di ringraziamenti, non figura però una persona che vorrei ringraziare, che è Sabrina De Santis e anche Francesca Brudaglio, che hanno davvero fatto moltissimo insieme, e lo dico per la parte federmeccanica, poi è chiaro, questo vale anche per i miei amici interlocutori, non controparti. Del sindacato FIOM e UILM. È un lavoro di squadra molto importante quello che è stato fatto col supporto dell'Accademia, penso all'Università di Padova, penso al supporto dei territori, tanto che ci sarà uno spazio molto importante proprio per dare voce al territorio. E poi ecco, chiaro che questo evento, che è già di per sé importante per il tema di cui parliamo, è ancora di più, in un certo modo, in un certo senso, valorizzato dalla presenza del governo. E in particolare il sottosegretario del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Assuntella Messina, che poi chiuderà questa importante giornata, e ci fa piacere constatare come quello che noi abbiamo previsto nel contratto in tempi più o meno non sospetti, come si può dire, converge con quello che poi il governo anche ha definito come obiettivo, no? Quello di rendere più o meno tutti digitali. Ecco, e noi faremo la nostra piccola, ma neanche tanto piccola parte, perché parliamo di 1.600.000 persone, di 12.000 aziende circa, quindi è sicuramente un contributo importante che possiamo dare per perseguire un interesse generale, che è quello che persegue il governo, no? E quindi ci fa piacere proprio constatare questa convergenza tra gli obiettivi che ci eravamo prefissati noi, ci siamo prefissati noi, e gli obiettivi che si è prefissato il governo. Quindi convergono il presente con il futuro, converge l'obiettivo che i metalmeccanici sono dati con l'obiettivo che il governo si è dato, e quindi ecco, è sicuramente molto importante la giornata di oggi per questi e per altri motivi. Gli altri motivi li rappresenteranno i relatori, che dopo un breve video potranno condividere con voi gli spunti che arriveranno dalla tavola rotonda. C'è anche un facilitatore grafico, io sto leggendo, confesso, no? Perché facilitatore grafico che ci aiuterà a, come dire, puntualizzare e affermare alcune immagini, ecco, diciamo così, qualche fermo immagine che è importante poi
per la divulgazione e per la diffusione. Dopo questo breve video di illustrazione, tavola rotonda con Federmeccanica, Asestalfim, Fiom e Wilm, poi ci sarà la presentazione delle linee guida, che poi insomma quella parte operativa oggi sentirete molte parole, però ci saranno anche alcuni fatti, no? E quindi come il primo fatto, quello che è stato fatto, scusate per l'appunto il gioco di parole, che sono queste linee guida per le nostre aziende. Massimiliano Nobis, eccola davanti a me, che poi ci aiuterà a capire meglio di cosa si tratta. Abbiamo poi delle testimonianze importanti: Marzia Segato di Electrolux SPA, Paolo Gubitta, Università di Studi Padova, che già prima ho citato, che ha dato un grande contributo. E poi avremo la voce del territorio, no? Con esperienze territoriali che sono particolare a Torino e Bergamo, e poi abbiamo testimonianze da parte della FIOM e della UILM territoriali, che potranno condividere con noi quello che nei territori viene fatto. E poi finiremo con le conclusioni del sottosegretario di Stato Assuntella Messina, come ho detto, che non so se è già collegata, penso di no, comunque ringrazierò poi successivamente. A questo punto, come si dice in questi casi, chiedo alla regia, si dice così, ho sempre sognato dirlo, chiedo alla regia di far partire il filmato. Si dice così, si fa così, io l'ho fatto, ho detto, e quindi dovrebbe partire il filmato, e se no troverò qualcosa da dire se il filmato non dovesse partire. Io la butto lì, però. Federmeccanica, Asestalfim, FIOM, UILM, in attuazione del CCNL 5 febbraio 2021, hanno sviluppato un progetto di alfabetizzazione digitale rivolto ai lavoratori dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti. Il progetto riprende i contenuti individuati dal quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini. Con lo stesso si intende inoltre cooperare con le istituzioni verso la transizione digitale al fine di raggiungere gli obiettivi posti dal Ministero Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, MITD. In particolare, diffondere l'identità digitale e colmare il gap di competenze digitali. Questa proposta progettuale ha una finalità orientativa e si propone di offrire alle aziende un supporto operativo nella definizione e realizzazione di un programma formativo. La formazione è strategica per accrescere e mantenere aggiornate le competenze dei lavoratori e le performance delle aziende, soprattutto in presenza di innovazioni nei processi produttivi con l'utilizzo di tecnologie digitali. In tutti i lavori, in ogni settore e per qualsiasi attività, alle persone è richiesto di possedere un livello minimo di competenze digitali. Lo è soprattutto nell'industria metalmeccanica, dove la trasformazione digitale ha cambiato radicalmente il contenuto del lavoro e le modalità di svolgimento della propria attività. La digitalizzazione ha impatto non solo nei processi produttivi, ma anche nella gestione della comunicazione delle aziende con i propri dipendenti. Busta paga in formato elettronico, portali aziendali per la gestione del personale, piattaforme welfare, SPID, ovvero l'identità digitale necessaria ad accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Apprendere ad interagire con questi strumenti diventa fondamentale. E il progetto Digital Mac affianca le aziende nella realizzazione di percorsi di alfabetizzazione digitale per i lavoratori per garantire loro occupabilità, aggiornamento professionale e possibilità di esercitare una piena cittadinanza digitale. Digital Mac si ispira ad esperienze già realizzate. Diverse realtà hanno sperimentato corsi di alfabetizzazione digitale e ne hanno apprezzato la validità. Stiamo vivendo un periodo storico di importanti e repentini cambiamenti, dalla sfida ambientale alla transizione digitale, solo per citare i più importanti, cambiamenti che stanno
plasmando nuovi stili di vita e che a loro volta richiedono l'acquisizione di nuovi linguaggi, nuove abilità e nuove competenze che sono sempre più trasversali tra quella che è la vita privata e la vita lavorativa. Ed è in questa transizione epocale che la formazione nelle aziende ha assunto per noi un ruolo chiave e strategico nella valorizzazione del capitale umano, finendo di fare quel passaggio da voce di solo costo a voce di vero investimento iniziato diversi anni fa. È sulla base di questa profonda consapevolezza e convinzione che abbiamo deciso di dedicare una serie di interventi formativi all'alfabetizzazione digitale per consentire a tutti i nostri dipendenti di apprendere quelle conoscenze, quelle tecniche, quelle abilità necessarie nel mondo digitale e ancora di più per saperne conoscere non solo le grandi potenzialità, ma anche i rischi. Parliamo di esperienze formative in aula alternate da prove esperienziali su argomenti e tematiche utili nella vita lavorativa come nella vita privata, dalla semplice creazione di una mail all'attivazione dello SPID, ai suggerimenti in materia di cyber security e perché no, fino anche al digital detox. Allora, alla fine di luglio l'azienda con l'RSU hanno organizzato dei corsi di digitalizzazione per accrescere e sviluppare le nostre capacità nell'uso di internet. Questo corso si è sviluppato in 2 mezze giornate, in 2 mattine, e hanno permesso a tutti noi che vi abbiamo partecipato di riuscire a padroneggiare meglio internet, i portali e tutte quelle cose che molti di noi non conoscevano neppure. Beh, quello che ho imparato, intanto io personalmente, partendo da, diciamo, se non zero ma poco più in su, ho imparato intanto il significato di certe parole che le sentiamo tantissime volte, però alla fin fine magari non si sa bene cosa vuol dire. E poi il suo utilizzo nel pratico, nella vita di tutti i giorni, usando il computer, usando tutti i dispositivi tecnologici che tutti più o meno abbiamo a casa. Digital Mac, per acquisire le competenze di base che consentono di operare in autonomia con i più diffusi strumenti informatici, sia all'interno sia all'esterno del luogo di lavoro, nonché la creazione e l'uso dell'identità digitale, SPID. Alfabetizzare digitalmente i lavoratori metalmeccanici per migliorare la capacità di utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale e la fruizione delle piattaforme attuative degli istituti contrattuali. Acquisire competenze intermedie e avanzate al fine di promuovere lo sviluppo di una cultura digitale. Non lasciare che l'innovazione cammini senza di te. Vivila! Digital Mac ti aiuta ad organizzare la crescita professionale dei lavoratori e la competitività dell'azienda, guidandoti in un percorso di incremento delle competenze digitali. Scarica le linee guida Digital Mac sui siti web di Federmeccanica, Assistal, Fim CISL, Fiom CGL, Wilm Will. Bene, grazie alla regia e grazie a chi ha contribuito a questo interessante video che dice già tanto, non tutto ma tanto. E per invece sentire tutto e sapere tutto, a questo punto iniziamo con la tavola rotonda, un po' reale, un po' virtuale, no? Perché due dei protagonisti, Federico e Francesca, sono collegati da un po' più lontano, così come anche Pasquale Ranieri, che ringrazio, vicepresidente di Assistal, l'amico Angelo Carlini, non può essere con noi per degli impegni improvvisi che ha avuto, ha dovuto lasciare la città proprio stamattina, e quindi Pasquale Ranieri è stato catapultato dentro questa interessante discussione e io faccio a mia volta, no? Catapulto subito, ne approfitto, Pasquale Ranieri, vicepresidente di Assistal, per iniziare
iniziare questo dibattito, questo confronto. Quando si parla di competenze digitali si immagina qualcosa che per la metalmeccanica, meccatronica e per il settore impiantistico di facility management ecco, sia qualcosa di un po' distante, invece non è così, lo dico già io, ma vorrei Pasquale Ranieri che ce lo confermassi. Quindi per il settore impiantistico le competenze digitali sono importanti? La risposta penso sia sì, ma perché? Ecco, come si inseriscono e perché non se ne può fare a meno? Se così è, io mi sono permesso di dare già la risposta affermativa, però magari mi smentisci, ma penso di no. Buongiorno e saluto tutti e grazie dell'invito. Ci rivediamo, due anni fa ero anch'io lì. Sì, effettivamente nell'impresa strategica di impianti potrebbe sembrare qualcosa di strano per chi o per come, ma posso parlare un po' come condizione di causa, perché qualsiasi impresa che oggi voglia guardare a un futuro migliore, soprattutto abbattendo costi che normalmente e quotidianamente si stanno innalzando, la parte digitale è importante, perché gli interventi, la gestione di un cantiere, la gestione di una manutenzione, la gestione di rapporti nella filiera, da quella che l'operatore in campo, l'operatore d'ufficio, l'operatore commerciale, è importantissima. Quindi ridurre i tempi, ridurre i costi, avere un servizio sempre più pronto. Per cui noi siamo da sempre consapevoli dell'importanza. Certo, dovremmo intervenire un attimo prima. È stato preso il principio e va bene, anche se io dico sempre, noi ci interfacciamo molto spesso con le scuole ed è importantissimo che questo processo inizi un poco prima, non a persone da 35, 40, 50 e addirittura anche 60 anni che hanno delle difficoltà, pur avendo strumenti come il classico telefonino che oramai è alla portata di tutti e per quelli che sono i servizi di base, postali o bancari, notiamo che c'è questa dimestichezza. Però quando interveniamo in processi negli operai che operano direttamente abbiamo qualche difficoltà, per cui ben venga assolutamente questo processo di digitalizzazione, ben venga una spinta proprio a gamba tesa, ma soprattutto che ci sia anche il supporto di quelle che sono le possibilità economico-finanziarie, perché un'impresa che deve attuare questo processo subisce anche di quelli che sono i costi. In passato anche quei percorsi di fondi impresa o altri non erano spesso mirati a quella che era l'esigenza di imprese strategiche di impianti, per cui spero che questo processo si completi anche con il discorso per la parte finanziaria e tecnica, insomma. Comunque è importantissimo, non ci sono deroghe su questo tema. D'altronde la nostra Costituzione è molto chiara, no? Che promuove la Repubblica, l'articolo 9 è fondamentale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e la tecnica. D'altronde noi non possiamo guardare a un miglioramento delle nostre condizioni sociali, al miglioramento di quello che è l'ambiente, se non guardiamo quello che è successo in passato. Per cui ben venga tutto ciò e anche rapidamente, perché non ci sono più possibilità per far fronte alle esigenze di mercato, di situazioni, di aumento costi variegati che ci sono. L'abbattimento di processi o di ripetizione di processi è fondamentale. Bene, grazie Pasquale, assolutamente sì, si incrociano una serie di temi quando si parla di competenze digitali e quindi l'efficienza, la produttività. Assolutamente. Per cui sono diciamo compartimenti stagni, cioè non, anzi sono vasi comunicanti, non compartimenti stagni, tasselli di un mosaico, no? Quindi sì, incastro il dialogo certamente, anche perché ormai passa tutto per via digitale, quindi esatto, quindi è un mosaico che si forma con vari tasselli. Però ripeto, il processo deve essere completo e cerchiamo di chiuderlo anche con un processo scolastico in questa interfaccia impresa fine scuola, 18-19 anni o preuniversitari, in cui c'è necessità, perché anche il processo digitale limitato a se stesso, se è un intreccio, è una convivenza di tutti i fattori, di tutte le risorse, non ha sistema, non si fa sistema, non va oltre. Quindi è basilare che ci sia un coinvolgimento di tutti quanti. E io ripeto, la scuola per noi è fondamentale. Quindi è cosa che nell'ultimo anno, purtroppo, devo dire, se ne è parlato sempre poco e nulla è stato fatto.
Quindi questo è importantissimo. Scusate questo appello accorato di cui ci tengo in modo particolare, per il nostro futuro, per il nostro futuro dei nostri figli, cioè, e per quello che c'è intorno a noi, per il blocco che c'è intorno a noi. Grazie. Grazie, grazie di nuovo, assolutamente. È un appello che mi sento, senza voler anticipare quello che altri diranno, che mi sento di condividere a nome di tutti, no? Perché l'abbiamo già detto in altre sedi, per questo mi permetto di farlo, no? L'importanza della scuola e il collegamento tra scuola e impresa, che anche quando si parla di competenze digitali, poi i relatori sicuramente prenderanno spunto anche da quello che Pasquale ha detto. Io chiederei, oltre a magari commentare Roberto Benaglia, quello che è stato appena detto sull'importanza del collegamento tra la scuola e l'impresa quando si parla di creare le competenze digitali, no? Perché certo, non si parla di alfabetizzazione, quindi si dà più o meno per scontato, si parte da zero, però sarebbe meglio che non fosse proprio così, magari zero virgola e non proprio zero, no? Quindi qualcosa si crei anche a scuola come base. E quindi ecco, proprio questo, Roberto, ti volevo chiedere, no? I gap, perché noi nel contratto, se non ricordo male, abbiamo scritto che sarebbe stato introdotto un piano per l'alfabetizzazione proprio perché c'era un gap, no? Ma c'è questo gap? Se la domanda, siccome immagino sia, ecco, che problemi può determinare questo? Se rimanesse, cioè, perché è necessario intervenire Roberto Benaglia? No? Gap c'è, diciamo di sì, e quali sono i problemi che possono nascere? Perché è fondamentale quello che abbiamo fatto? E quindi quali problemi possiamo risolvere, quali rischi prevenire, quali opportunità possiamo cogliere con questo piano, con questo supporto che daremo alle imprese perché le competenze digitali siano diffuse e pervasive. Grazie Stefano, spero che tutti mi sentiate. Io comincio col salutare tutti, non solo i presenti ma quelli collegati, e col ringraziare fortemente tutti gli attori di tutte le nostre parti sociali che hanno permesso di arrivare oggi a questa giornata preparata con sostanza per un passo in avanti. Hai ragione tu quando hai detto che anch'io credo oggi una bellissima giornata, perché la densità delle soluzioni individuate negozialmente alla fine del 5 febbraio con la firma del nuovo contratto nazionale richiedono su tanti temi, pensiamo anche a quello dell'inquadramento, ancora di più che nell'ultimo quadriennio, una azione attiva delle nostre parti qui e sul territorio per far vivere non solo ma per attuare quelli che sono delle importanti innovazioni contrattuali, tra cui quella di cui oggi ci occupiamo e che non restano sulla carta. Noi abbiamo completato in questi giorni la stesura definitiva del testo del contratto nazionale, un volume importantissimo di tanti centinaia di pagine, ma abbiamo bisogno davvero di far vivere, di rispondere alle dinamiche di imprese e lavoratori. Credo che sia anche una bella giornata perché, diciamo, lo scenario del tema della formazione continua, che non comincia certamente il 5 febbraio, trova oggi un'altra tappa di un percorso molto lungo. Commentavamo prima di cominciare con l'amico Antonello Gisotti come dal 95 queste parti, magari anche con altri soggetti, hanno cominciato un percorso, l'apprendistato prima, varie esperienze, che è figlio di una tradizione, non è figlio di una improvvisazione da questo punto di vista. Io direi, per rispondere, che il tema è proprio che siamo chiamati con questo rinnovo contrattuale, anche con le esperienze di oggi, a dare più dettaglio e profondità a questa generale visione comune sul tema della formazione, che però deve uscire appunto dal genericismo. Il tema delle competenze digitali è particolare, perché mi pare di poter dire e confermare anche rispetto all'intervento che mi ha preceduto, che oggi, se dovessimo, ecco, definire una delle questioni che riguarda il futuro del lavoro e dell'impresa, l'oggi del lavoro e dell'impresa, è che cercasi competenze disperatamente, per parafrasare il titolo di un famoso film, rischia di essere una delle criticità assieme alle materie prime che oggi non danno tutte le potenzialità. E quindi abbiamo bisogno di programmi urgenti. Perché le competenze digitali sono particolarmente importanti? Perché stiamo scoprendo che oltre alle competenze professionali verticali, importantissime, le competenze trasversali sono oggi delle abilità
di base per i lavoratori e per i cittadini, senza le quali non si riesce a supportare nessun saldatore, nessun manutentore, nessun elettricista da questo punto di vista. Non sono meno importanti. Io non cito i tanti dati che purtroppo ci collocano anche sulle competenze digitali, sui gradini più bassi delle scale europee che ormai ci guardano. E tu chiedevi appunto perché è fondamentale questo aspetto e che cosa si può fare a partire dalla scuola. Mi permetto di usare un'immagine cruda, ma noi abbiamo un rischio. Abbiamo delle nuove barriere architettoniche che rischiano nei luoghi di lavoro di crearsi dalla sera alla mattina. Non sono fisiche, non è uno scalino in più, è uno scalino sociale che rischia di portare troppe persone a non poter essere adeguati e a essere isolati. C'è uno spartiacque che riguarda il fatto appunto che rischiamo di far perdere nel lavoro diritto al lavoro e diritto di cittadinanza a troppe persone che hanno o bassissima scolarità o un'età o difficoltà a dover fare un vero apprendimento, soprattutto a farlo in maniera autonoma. Se non c'è iniziativa autonoma, c'è bisogno che ci sia un sistema che guidi, e anche il bellissimo sintetico filmato che spero possa girare tantissimo per spiegare concretamente in pochi minuti che cosa vogliamo fare. Il tema è appunto questo: far sì che oggi i lavoratori, sia dal punto di vista della cittadinanza che dal punto di vista dell'attività lavorativa, riescano ad essere adeguati a partire da una serie di competenze digitali di base che oggi sono, anche questo l'ho già detto altre volte, un po' mio, diciamo, paradigma, la terza media dei nostri padri. Non si poteva andare a lavorare negli anni 50, 60, 70 se non avevi almeno la terza media. Le 150 ore di allora hanno permesso a 1 milione di lavoratori, spesso metalmeccanici, di avere la terza media. Qual è la terza media di oggi? Quello di cui stiamo parlando, di cui abbiamo assolutamente bisogno. Dico quindi che le linee operative che oggi si propongono, si mettono in campo e si dispiegano sul territorio sono appunto un supporto concreto, un'attivazione, un avvicinamento. Compito delle parti sociali è la prossimità. Non è dire abbiamo fatto bene, siamo spiccare solamente in alto, perché è sul territorio che queste cose vanno promosse. Io spero che tanti eventi analoghi o diversi, ma in questa direzione, vedano i nostri territori collaborare e moltiplicare le occasioni nei distretti, nelle filiere, perché dobbiamo, la dico sempre anch'io in questo modo, chiavi in mano, dare una mano alle tante imprese, e soprattutto qui abbiamo sentito e sentiremo casi eccellenti, ma parliamoci chiaro, spesso concentrati in medie e grandi imprese, che sono un fattore importantissimo, ma questo è un paese che ha una spina dorsale manifatturiera anche nell'industria metalmeccanica e delle installazioni, che vede spesso nella PMI. Allora, come la PMI può attivarsi? Se c'è un sistema, il nostro, che chiavi in mano ti dà soluzioni, programmi. Avremo anche Metaprendo, di cui nelle prossime settimane ci occuperemo come lancio, come ulteriore occasione che abbiamo opportunamente individuato nel rinnovo contrattuale, perché il tema dell'accesso ad una formazione giusta è un tema molto forte. Chiudo su due cose in termini di battuta, ovviamente flash. Attenzione che dovremo occuparci anche continuamente nel dialogo tra noi di come attestare, se non certificare, le competenze acquisite. Soprattutto nelle competenze digitali, la possibilità di misurare le competenze acquisite è molto forte. Lasciatemi fare anche qui una immagine che ho usato anche nei nostri negoziati per dialogare tra tutti noi. Guardate che Google certifica le competenze, E se lo fa Google, non possiamo noi lasciarlo fare a quel sistema. Dobbiamo noi riuscire a governare in favore delle imprese e dei lavoratori un sistema di riconoscimento delle competenze molto forte. E l'ultimo tema, e chiudo, è come noi possiamo agganciarci, ma questo ne rifletteremo, credo non ne parliamo oggi, rispetto alle risorse nazionali, al piano nazionale, a partire dagli obiettivi di politica attiva e goal, che vede risorse per le competenze digitali in campo. C'è un'idea di sviluppo del fondo nuove competenze che noi dobbiamo poter incidere e non lasciare solamente al governo. Ci sono i fondi interprofessionali, si potrebbe parlare anche di detassare le ore dedicate, lavorative dedicate a questa formazione. Abbiamo la possibilità quindi di metterci in campo molto, perché i piani sociali, soprattutto nelle aziende anche in difficoltà, possono essere posti nei quali noi riusciamo a dare un fortissimo rilancio da questo punto di vista. Grazie. Grazie Roberto, altri spunti e stimoli interessanti. A questo punto chiederei a Francesca, ho sentito
Prima l'ha detto una parolina tra le altre Roberto, sociale, no? E ecco, penso che quello che abbiamo messo dentro al contratto, considerando che, come dicevo prima, il governo considera questo un obiettivo primario, ha una grande valenza sociale, no? E noi siamo parti sociali, se non ricordo male. Quindi, Francesca, ti chiederei il ruolo, al di là del contratto, di quello che abbiamo fatto, che abbiamo scritto, e di queste linee guida che oggi presentiamo, come vedi tu il ruolo delle parti sociali nostro in questa importante sfida, in questa partita che va vinta, ecco, non ci sono alternative, ecco, quindi abbiamo fatto già tanto, ti chiedo, abbiamo fatto tutto oppure no? Sì, intanto anch'io, mi sentite? Sì, forte e sì. Chiaro come si dice. Oh, perfetto, saluto tutti e veramente mi scuso di non essere in presenza, ma purtroppo il mese di settembre è un mese molto complesso e non ci sono riuscita, sto al nord e non sono riuscita a tornare a Roma in tempo, però per fortuna riusciamo a sentirci bene e a fare svolgere questo importante incontro. Sì, il ruolo delle parti sociali è se abbiamo fatto tutto. Io vorrei dire, parto da questo, lo ricordava anche Roberto, cioè io credo che i metalmeccanici, un po' anche per la complessità, diciamo, di questa categoria, che comporta il fatto che questo contratto coinvolge 1.600.000 lavoratori, come ricordavi tu prima, e i diversi settori che stanno in un unico contratto, come dire, hanno un'esperienza che si intreccia fortemente con la storia industriale, con la storia sociale, con lo sviluppo da ogni punto di vista del paese. Noi siamo pervasivi, stiamo un po' ovunque, diciamo, in tutti i settori, e ci occupiamo appunto dalle manutenzioni di cui si parlava prima fino alla produzione del digitale, ecco, non ce lo dimentichiamo. E non a caso le grandi innovazioni avvengono in questo contratto, e non a caso, fatemi dire, come quasi 50 anni fa l'inquadramento e la formazione arrivano insieme come elementi fondamentali, diciamo, al confronto tra le parti sociali e poi nel contratto nazionale. La riforma dell'inquadramento unico nel 73 va insieme a quello che venivano ricordate, le 150 ore, la libertà legata al diritto all'istruzione ed insieme la terza media, diciamo, per le lavoratrici e i lavoratori, che viene così diffusa. E oggi pure la riforma dell'inquadramento, sempre che ha dentro questa, abbiamo superato, no? Abbiamo finito il superamento della distinzione tra operai e impiegati nell'inquadramento, l'avevamo già iniziato a partire dal 73 e così via, ma che parla dell'innovazione, che parla delle tecnologie che vengono utilizzate, che parla delle competenze di cui tutti hanno bisogno, e insieme in questo contratto, come dire, un passo ancora di più in avanti sulle 24 ore di formazione come diritto soggettivo. Allora, non c'è dubbio che i metalmeccanici hanno fatto un percorso fondamentale, perché introdurre nel contratto l'idea stessa, il concetto di diritto soggettivo alla formazione nell'orario di lavoro, è un salto in avanti concettuale notevolissimo. In questi anni da sempre le imprese fanno formazione, chi più chi meno, le grandi di più, le più tecnologiche di più, altre di meno, ma non è fanno la formazione ai lavoratori a cui decidono di fare formazione, anche in un rapporto con le rappresentanze sindacali che sono introdotti in processi di cambiamento. La scelta che noi abbiamo compiuto e che si completa con questo percorso che oggi stiamo analizzando sulla digitalizzazione, dice che tutti i lavoratori, 1.600.000 lavoratori come ricordavi, hanno necessità e diritto di fare quella formazione. È un salto in avanti notevolissimo, che segna un passaggio culturale, che segna un passaggio di una rivoluzione tecnologica che è in atto. Guardate, quando noi parliamo di alfabetizzazione digitale, è chiaro che anche a quale generazione appartiene un pochino conta, no? Perché i ragazzi, chi è più giovane, diciamo, è nato e cresciuto nella digitalizzazione. Ma io credo che
fare un processo e offrire un percorso che offre a 1.600.000 lavoratrici e lavoratori una formazione sul digitale diversa, perché naturalmente si parte da una formazione di base a livelli più avanzati, e che ha un'estensione di massa da questo punto di vista in orario di lavoro per diritto contrattuale, ma che prevede che questo sia un elemento generale, è un salto culturale enorme. Dopodiché è chiaro che è un primo tassello, è chiaro che è un primo tassellone, come dire, perché se viene fatto in modo così esteso ha un significato generale fortissimo, è chiaro che è un fatto, fatemelo dire, anche di democrazia e di partecipazione, come appunto il diritto allo studio, il diritto all'istruzione, il diritto alla digitalizzazione ti fa lavoratore, cittadino, cittadina più consapevole, lavoratore, cittadino, cittadina che può partecipare con intelligenza, con maggiore intelligenza. Tutti noi siamo andati a visitare aziende, visitiamo aziende, andiamo nelle aziende, nei territori ci vivono, diciamo, nel rapporto con le aziende. E tu entri in un'azienda e trovi lavoratori che ti spiegano ovviamente che sono tutti connessi in un grande wifi dentro l'azienda, dentro la fabbrica, dentro quello stabilimento e con altri stabilimenti e tra i lavoratori e le macchine. Quindi i lavoratori già in gran parte, in grandissima parte sono dentro, ma averne la consapevolezza, padroneggiare gli strumenti, essene parte, naturalmente produce qualità, produce, io dico anche cittadinanza e democrazia, che sono, io credo, un elemento di valore che dà valore anche al lavoro. Io so che gli interventi devono essere brevi, quindi volevo solo, rispetto alle cose che dicevi, certo bisogna andare avanti. Questo hanno fatto le parti sociali, questo le parti sociali stanno provando a mettere insieme, diciamo, nelle prime esperienze, nel contratto precedente non è stata così di massa, ci sono state delle esperienze di qualità e non così di massa, ma la qualità dell'estensione è sicuramente importante. Ci vuole una connessione con la struttura dello Stato, diciamo così, quindi la presenza del Ministero è importante, molto importante, della transizione ecologica, digitale, innovazione tecnologica, è importante anche un rapporto che venga riconosciuti questi percorsi come percorsi che devono interloquire con la pubblica istruzione, rispetto anche alle cose che vengono dette. Non c'è certificazione se non se riusciamo a costruire un percorso da questo punto di vista. Sì, c'è, però insomma ha un significato diverso. Riconoscere, diciamo, questi elementi e costruire una relazione che ci spinga in avanti, che spinga le parti sociali a contribuire anche a un avanzamento complessivo, a un dialogo complessivo nell'istruzione anche pubblica e nell'innovazione. Io credo che sia un altro elemento fondamentale che ci sta davanti. Grazie Francesca. A questo punto chiederei a Federico Visentini, presidente Federmeccanica, oltre a un commento su quello che è stato detto, come ho chiesto a Pasquale Ranieri, perché sono importanti le competenze digitali nel settore impiantistico del facility management, a te presidente chiedo perché nella metalmeccanica e di cosa stiamo parlando, anche le competenze digitali, un'immagine un po' di tutto, no? Quindi sia come presidente di Federmeccanica che anche come imprenditore, no? Quali sono quelle competenze che oggi servono alle nostre aziende, perché sono importanti, e anche magari Federico ci puoi proiettare un po' nel futuro, no? Quindi quando si parla di transizione digitale, quindi come dicevo all'inizio, c'è la convergenza tra presente e futuro, no? E quindi parliamo un po' dell'oggi, ma che se vuoi fare un accenno al domani, no? a quello che saremo, e perché non si può fare a meno di questo se vogliamo diventare quello che noi definiamo la fabbrica del futuro, no? Sì, allora cosa devo dire? Sembra quasi paradossale dover cercare di portare argomenti per convincere qualcuno che l'importanza di questo passo che stiamo facendo, in particolare dell'alfabetizzazione digitale, comunque della formazione su questi temi. Dico, sembra paradossale perché credo che per la maggior parte di noi, direi tutti noi qua che siamo qui, che siamo consapevoli, siamo dentro nel sistema, c'è quasi scontato, no? E in realtà il punto da dove partiamo credo che sia proprio questo, e anche il valore di questa iniziativa che abbiamo preso e oggi siamo qui a raccontare, il valore è proprio dato dal fatto che non abbiamo nel nostro sistema, adesso ovviamente parlo della nostra realtà di metalmeccanici, le nostre realtà metalmeccaniche, la piena consapevolezza a tutti
del valore e dell'importanza, e direi di più della strategicità di quello che ci serve nel mondo digitale, nell'alfabetizzazione digitale. Ma lo dico in generale, però, quindi al di là dell'alfabetizzazione generale, la strategia digitale sulla formazione in sé. Francesca ricordava prima del coraggio che abbiamo avuto a impostare il tema della formazione come fondamentale e critico in tempi non sospetti, quando il digitale non era poi così una situazione critica. Oggi è diventato critico, poi voglio ricordare un paio di punti per renderlo più evidente se fosse necessario, ma la formazione in sé è sempre stata la questione chiave, sulla quale c'è da dire non c'era, e ancora adesso purtroppo non c'è, sufficiente consapevolezza. E quando dico da tutte le parti, cioè lo dico dal fronte delle imprese, lo dico anche dal fronte dei lavoratori, che non ritengono, non pensano, e quindi sia fondamentale, non ne vedono il valore, non ne trovano motivo. E quindi voglio dire, è su tutti i due fronti. Oggi è bello che siamo qui tutti assieme, perché è su tutti i due fronti che noi dobbiamo lavorare. E se mi permetto di dire a Francesca, non ne farei una questione di diritto, anche se di questo stiamo parlando. E quindi lasciami dire diversamente, se poi può servire a convincere una platea ancora più ampia di persone, di nostri collaboratori, il fatto di farlo vedere come un diritto, usiamo questo argomento. Ma attenzione, questo potrebbe diventare un argomento addirittura di ostacolo a convincere, cioè sempre il solito discorso, no? Ah, questo è un avanzare di diritti. Io dico alle mie imprese, guardate che o ci convinciamo tutti che dobbiamo fare passi forti da gigante sul fronte, noi imprese, sul fronte del coinvolgimento più esteso possibile, 24 ore sono il minimo che dobbiamo fare per creare competenze nella nostra gente, altrimenti noi non saremo pronti ad affrontare, e adesso la criticità la vediamo davanti a tutti gli occhi, oggi le situazioni che sono anche precipitate, mi riferisco dopo il blocco dei licenziamenti, nascondono in parte comunque una incapacità delle nostre aziende di rendersi conto di un cambiamento fondamentale, rapido, che ci sarà sempre di più. Noi questa flessibilità, questa capacità di reazione veloce, la dovremo, diciamo sempre, gli imprenditori sono veloci, sono flessibili, hanno questa capacità. Beh, sì, è nel nostro DNA, non sempre riusciamo ad applicarlo bene, non sempre abbiamo le chiarezze dove andare, ed è qui il punto importante del nostro ruolo. Il nostro ruolo che unisce con Federmeccanica, sappiamo benissimo, una platea di lavoratori, di imprese che è importantissima. Quindi abbiamo la responsabilità, come possiamo dire, sociale, questa sì, di creare forte, crescere questa consapevolezza del fatto che questo cambiamento molto spesso radicale che aspetterà, e che forse è già arrivato per tante nostre imprese, saremo in grado di affrontarlo, non solo perché l'imprenditore un giorno si sveglia e capisce che direzione deve cambiare i propri prodotti, piuttosto che le proprie tecnologie o il proprio modello di business, ma perché sarà in grado di farlo tanto più in quanto sarà riuscito a formare, a cambiare le competenze della propria gente. Allora, dopodiché, quindi questo vale in generale sulla formazione. E poi c'è un altro concetto fondamentale: queste cose si fanno perché le persone sono formate, ma perché lo sono a tutti i livelli. E anche questo non è una cosa che nasce oggi. Il coinvolgimento di tutti i nostri collaboratori, dagli esperti che sono coinvolti in prima persona sugli sviluppi di cose dove il digitale è dato come competenza basica, altrimenti non si discute, ma anche a quelli che da carrellista piuttosto che dall'operaio generico che per i quali uno penserebbe mai fosse sia necessario. E invece no, è da sempre che le aziende di successo sono quelle che riescono ad avere un coinvolgimento dei propri collaboratori, che parte nella lettura della qualità dei prodotti che fanno, dell'efficienza delle cose come vengono fatte, e che sanno raccogliere l'idea di miglioramento dal basso. Questo processo, no, di miglioramento continuo, che parte proprio dal coinvolgimento della gente. Oggi le cose in azienda si fanno e si riescono ad avere molto più semplici e molto più veloci grazie a strumenti digitali che sono diffusi dappertutto. Industry 4.0 ci ha dato una grande mano ad affiancare
e diffondere sistemi di raccolta dati, PC, connessioni, ovunque. La realtà aumentata sta facendo capolino e ancora in troppe poche aziende, ma sarà una rivoluzione fondamentale a facilitare ed evitare trasferte, a migliorare, migliorare i processi di manutenzione. Mi citavi degli esempi, Stefano, sto qui una giornata se vuoi a raccontarti di quanto sia importante, e non mi riferisco solo alla situazione del Covid e della pandemia, quando siamo riusciti a organizzare velocissimamente in smart working tanta di quella gente che metà basta in attesa, non avremmo mai immaginato essere in grado di gestire da remoto tanti processi grazie a un contributo sostanziale e fondamentale della digitalizzazione. Quindi se la formazione è fondamentale, ho cercato di portarne i motivi, se il coinvolgimento della gente a tutti i livelli non è una novità di oggi ed è, e dobbiamo ricordare, essere la condizione fondamentale delle aziende di successo, l'alfabetizzazione oggi è diventata imprescindibile. Quindi oggi anche i processi da remoto, abbiamo visto, ripeto, non solamente per superare una pandemia, io spero che ormai ci siamo abituati, ma che di situazioni di questo genere non ci mettano alla prova, ma diciamo non più. Diciamo che ci è servito tantissimo, comunque dettagliamo, a voler sempre vedere i mezzi bicchieri pieni, diciamo qualche goccia nel bicchiere in questo caso, ci portiamo sicuramente la positività di aver messo in testa le nostre aziende, aver anche preso la misura di quanta gente è lontana, ed ecco perché questa iniziativa che oggi stiamo lanciando la riteniamo fondamentale, perché abbiamo visto quanto ancora distanza ci sia rispetto a tanta gente. Poi cosa volete che vi dica? Nel momento in cui mi chiedevi qualche esempio personale, nel momento in cui sono riuscito a riorganizzare comunque le assemblee che noi facciamo in azienda con tutti i nostri dipendenti, assemblee periodiche, vedere che anziché trovarci in presenza riuscivo ad avere più di 400 persone connesse tutte assieme in Zoom, beh, è stato emozionante. Abbiamo capito come si può, e tutti disciplinati e tutti capaci di gestire una riunione di questo tipo, come stiamo facendo anche oggi adesso qui, con una consapevolezza, una capacità che fa la differenza. E allora i dubbi non ci devono essere, ma no, ecco, se mi posso permettere, perché è una conquista il diritto. Anzi, diciamo che se mandiamo questo tipo di messaggio, magari qualche nostra realtà la prenda anche in contrasto, no? Facciamo capire alle nostre imprese quanto sia veramente fondamentale, quanto diventa la condizione di base la formazione, ripeto, e in specifico l'alfabetizzazione digitale, per riuscire a seguire poi le capacità che dovremmo avere sempre di più come imprese, come manager, a trovare le soluzioni, a trovare le strade nuove, e che è oggi una questione di, lasciatemi dire, sopravvivenza. Se devo usare dei toni drammatici, lasciatemi usare questo se posso, perché delle volte essere consapevoli, voglio dire, ci può aiutare. Ecco, io credo che questo sia il valore fondamentale, il fatto che lo facciamo e aiutiamo adesso le nostre imprese. Lasciatemi chiudere solo con questo aspetto. A me piace proprio il fatto che diamo concretezza. Il lavoro che è stato preparato in questa occasione, poi ce ne sarà un'altra occasione il 30 settembre con il lancio di Metaprendo, sono iniziative concrete di un valore fondamentale. Io credo che questo senso di essere concreti nelle iniziative che prendiamo, di dare del valore reale, sia veramente segno della nostra capacità di far bene assieme. Andiamo avanti su questa strada, abbiamo, come diceva bene Roberto, tante cose da mettere a terra nel contratto che abbiamo firmato di recente, e siamo, credo, partiti dalla strada giusta e continuiamo così. Grazie Federico, grazie Presidente. Prima di dare la parola a Rocco, vorrei salutare e ringraziare Assuntella Messina che si è collegata, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, che anche ringrazio. È importantissimo per noi avere questo patrocinio. Prima in apertura di questo interessante dibattito, confronto, convegno, chiamiamolo come vogliamo, un po' in presenza e un po' per l'appunto parlando di competenze digitali in remoto, ho sottolineato come ci sia una convergenza, non solo tra presente e futuro quando si parla di competenze digitali, perché uno immagina domani qualcosa che riguarda il futuro, ma invece è qualcosa che già oggi è molto importante ed è necessario. E c'è anche una convergenza che ci fa molto piacere tra un obiettivo che come parti sociali, come
metalmeccanici, meccatronici, impiantistici ci siamo posti con quel contratto del 5 febbraio 2021, è un obiettivo che si è dato il governo. E quindi ho detto in apertura e glielo riporto, sottosegretario, che noi faremo la nostra piccola parte, che poi tanto piccola non è, perché ricordavo si parla di 1.600.000 persone, dipendenti, 12.000 imprese, per perseguire un interesse generale, per realizzare il bene comune, è quello che il governo fa, no? E quindi è un po' il nostro contributo, e ci fa molto piacere che lei sia qui e che il Ministero dell'Innovazione e Tecnologia della Transizione Digitale abbia patrocinato questo intervento. A questo punto chiederei a Rocco, eccolo, così chiedo, ho sentito parlare di consapevolezza, mi sembra che Francesca abbia dato anche en passant la parola cultura. È solo, Rocco, un problema di supporto operativo, quindi di dare un contributo per realizzare, per fare la formazione dal punto di vista pratico, o c'è anche, Rocco, un tema culturale? Ecco, ti chiederei, oltre a commentare, Rocco, quello che hai sentito, è una questione solo pratica, operativa, o c'è anche un tema, non voglio chiamarlo problema, un tema culturale dietro o dentro le competenze digitali? Sì, grazie Stefano. Ringrazio ovviamente tutti i presenti, poi lo farò alla fine. E volevo per un attimo prendermi qualche piccolissima libertà, sempre rimanendo nei tempi, proprio perché io sono stato tra quelli che era presente, quindi il testimone, che nel 2016 noi lì è arrivata la svolta. Non perché i contratti precedenti non si erano interessati, lo hanno sempre fatto i rinnovi contrattuali, ma nel 2016 noi abbiamo avuto il coraggio. Coraggio che in quel momento è stato, voglio dire, in un certo qual modo anche messo in discussione. Perché abbiamo dedicato una parte significativa del rinnovo contrattuale, che si presentava anche con una certa scarsezza di elementi retributivi, economici, l'abbiamo dedicata alla formazione. E parto da qui, per dare anche la possibilità al sottosegretario di capire un po' il mondo nostro, il mondo metalmeccanico. Quindi con il rinnovo del contratto del 26 novembre 2016, noi abbiamo raggiunto un grande e ambizioso obiettivo: far diventare la formazione un diritto individuale, istituendo le famose 24 ore di formazione come diritto per tutti e a carico delle aziende. A carico delle aziende si fa per dire, perché era un costo contrattuale, cioè noi abbiamo rinunciato a salario. In quell'occasione abbiamo messo un primo ma importante tassello per far diventare la formazione uno strumento fondamentale per accrescere il patrimonio professionale e culturale all'interno dell'azienda. Questo era l'obiettivo, non c'era l'emergenza digitale. Lo abbiamo fatto per eliminare il luogo comune, così come diceva il Presidente, di un numero considerevole di aziende che consideravano, forse considerano ancora, la formazione un costo e non un investimento. E anche per scardinare l'idea condivisa da molti lavoratori, forse ancora condivisa, che consideravano la formazione un'inutile perdita di tempo. Da qui siamo partiti. Oggi, a pochi mesi dal rinnovo contrattuale avvenuto il 5 febbraio, è bene ricordarcelo, il cui percorso è iniziato proprio qui, in questa sede prestigiosa del CNEL, facciamo un grande passo avanti. Oltre a rendere effettivamente esigibili le 24 ore di formazione individuale e messe a disposizione con il contratto, con questa iniziativa siamo già nelle condizioni di realizzare un progetto concreto su un tema strategico e vitale, di vitale importanza per il futuro delle aziende. Dico sì, per il futuro delle aziende. E poi dico che il progetto rappresenta anche una garanzia sul futuro occupazionale, nell'utilizzo delle piattaforme attuative, degli istituti contrattuali e previdenziali, così come veniva esplicitato dal filmato. Con la presentazione del progetto Digital Mac di analfabetizzazione digitale, diamo seguito ad alcuni percorsi formativi che, come veniva detto, coinvolgeranno i lavoratori, le aziende e i lavoratori con competenze trasversali, come previsto dal nostro contratto.
La scelta di partire da questa tematica non è stata fatta a caso, poiché gli eventi di questi mesi hanno accelerato la necessità di recuperare un differenziale esistente all'interno del nostro sistema industriale e poi tra i paesi e gli altri paesi europei. Non sfuggirà a nessuno dei presenti che in Italia, secondo alcune stime di Eurostat, solo il 42% degli italiani tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, contro il 58% dell'Unione Europea. E l'Italia è anche negli ultimi posti tra i paesi europei per l'uso di Internet. È convinzione di tutti che le tecnologie sono in continua evoluzione e le professioni tradizionali avranno sempre più bisogno di essere aggiornate. Sempre secondo alcuni studi, il 30% della forza lavoro in Italia nei prossimi anni sarà impegnata a svolgere lavori legati all'utilizzo tecnologico, digitale o dell'economia circolare. Nelle piccole e medie imprese la digitalizzazione fa registrare ritardi paurosi, più mercati. Circa la metà non sono digitalizzate, mentre il 60% delle microimprese non ha sviluppato alcune tecnologie digitali. Questi dati si riflettono anche nel nostro settore metalmeccanico. Inoltre, il Covid, da una parte, ha messo in luce i ritardi accumulati negli anni dalle nostre aziende, ma dall'altro ha reso più evidente l'importanza di questi strumenti, poiché di fatto proprio chi era più avanti su questa strada ha sofferto molto meno gli effetti della pandemia. Non c'è dubbio che la transizione digitale nelle aziende sia una delle grandi sfide di politica industriale europea, insieme alla transizione ambientale. Per questo motivo è di fondamentale importanza accompagnare le imprese nell'integrazione delle tecnologie all'interno dei percorsi produttivi con un sistema di formazione mirato e specifico su questi temi. Quello di oggi è solo il lancio di un percorso formativo con cui ci poniamo l'obiettivo di eliminare l'analfabetismo digitale nelle nostre aziende, in particolare nelle piccole e medie imprese, che rappresenta l'asse portante del nostro sistema metalmeccanico e di installazione di impianti. Le competenze digitali sono un asset strategico fondamentale per la crescita sociale ed economica. Lo sono ancora di più oggi, dopo la pandemia Covid-19. Con il passaggio al digitale le imprese sono indotte al miglioramento dei servizi forniti, in cui l'utente, nello specifico il lavoratore, è posto al centro come persona consapevole. Questa crescita non può che avvenire all'interno di un sistema virtuoso di formazione e come quello che, contratto dopo contratto, stiamo sempre più delineando e rafforzando. La sfida della transizione digitale potrà contare anche sulle risorse messe a disposizione del PNRR, circa 63 miliardi complessivi che dovranno essere utilizzati al meglio nei diversi ambiti individuati. La presenza del sottosegretario Messina, che noi tutti e io saluto e ringrazio per la sua disponibilità, il patrocinio del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e la transizione digitale rappresenta per noi un motivo di orgoglio. E l'interesse del governo sul tema della formazione legata al grande cambiamento in atto. Ringrazio il presidente del CNEL Treo, che ci doveva salutare, però non lo salutiamo, che ci ha ospitato, ma soprattutto ci ha portato fortuna nella sottoscrizione del contratto nazionale. Ringrazio anche Federmeccanica, Assistan, per questa iniziativa e per quelle successive che sicuramente realizzeremo. Da questa esperienza, sicuramente positiva, infatti ci impegniamo a dare seguito a organizzare altri moduli formativi legati a Industria 4.0 sull'introduzione di tecnologie additive. Un ringraziamento particolare ai componenti della Commissione Nazionale Formazione, non cito i nomi, ma sappiamo chi sono, per aver organizzato in modo eccellente questo evento e le esperienze realizzate dagli ospiti, da Marzia Segato, da Paolo Gubitta dell'Università dell'Istituto di Padova, che noi abbiamo ascoltato e molto probabilmente ascolteremo ancora. Sicuramente questi hanno arricchito
il convegno di oggi, l'iniziativa di oggi. Vi ringrazio e ovviamente faccio un augurio a tutti, perché il percorso nostro sarà un percorso sicuramente importante, ma ricco anche di, ancora una volta, di difficoltà. Di ancora non abbiamo abbandonato l'idea che la formazione sia un qualcosa di acquisito per tutti, però noi siamo convinti che non solo abbiamo messo la prima pietra, siamo ormai nella costruzione del famoso castello. Grazie. Grazie Rocco per il tuo intervento. Sì, ci saranno, lo sappiamo, tante difficoltà, ma abbiamo dimostrato di sapere affrontarle, superarle. No? Sicuramente. Le difficoltà, Rocco, proprio nel 2016 non ce n'erano poche, nel 2020-21 ce ne sono state, se vogliamo, ancora di più. E insieme, uniti, siamo riusciti a superarle. Il tempo, ahimè, stringe, perché mentre vi sentivo parlare, ora lascio la parola a Massimiliano Nobis, non so se abbiamo tempo, perché mi sarebbe piaciuto fare una domanda velocissima, flash, come dicono quelli bravi, ai relatori, perché ora Massimiliano ci presenterà le linee guida che hanno una natura, un carattere molto operativo, no? Quindi dare supporto alle imprese per fare piani di formazione, e poi c'è una parte sull'analisi del fabbisogno, no? Come vivi il digitale, no? Non voglio anticipare quello che Massimiliano ci dirà. Ecco, mi veniva da chiedere questa cosa ai relatori, non so se abbiamo tempo, proprio un flash: come vivono il digitale, come vive Roberto, Rocco, Francesca, Federico e Pasquale il digitale, ma proprio un flash, ma nella vostra vita privata anche, cioè il digitale, in due parole, Roberto, come vivi tu il digitale? Ora non vogliamo analizzare il vostro fabbisogno per poi misurare il loro livello di competenza, no? Fabbisogno tanto, tempo poco, servirebbe un piano ulteriore, una piattaforma per tutte le parti sociali. Rocco? Ma io lo ritengo uno strumento eccezionale, fondamentale, non dobbiamo far altro che andare avanti con la scienza e fare in modo che tutto il sistema venga accelerato e venga ovviamente portato a conoscenza. Lo strumento è uno strumento che noi non possiamo farne a meno, ormai dobbiamo andare avanti e provare a recuperare quel gap che purtroppo c'è e che però stiamo provando a mettere riparo. Grazie. Federico, come vivi tu il digitale? Ma guarda, io penso di viverlo in maniera intensa, penso che sia importante farlo, per cui se ho come l'impressione che se non riesco ad tenermi aggiornato poi è un segno che sto diventando vecchio, quindi mi preoccupa. Diciamo che però sono ancora orgoglioso di tenermi un po' lontano dai social in quel modo che degenera, e io credo che magari nel nostro percorso di formazione un pezzettino sul modo corretto di gestire i social o di vivere nei social possa poter aiutare in un momento in cui, anche in un periodo come abbiamo visto recentemente, rischia di essere invece uno strumento di una cassa di risonanza eccessiva per certi temi, e anche, non dico violenta, ma insomma sicuramente non positiva nella costruzione invece di uno strumento che deve dar valore e non creare polemica. Ecco, questa è l'unica cosa. Vado orgoglioso, ecco, di tenere le giuste distanze, ecco, da questo mondo, ma di viverlo in maniera, spero, corretta. Grazie Federico. Francesca, come vivi tu il digitale? Diciamo che io sono un disastro, però per fortuna ho sia a casa che in fianco mi dà una mano, mi supporta e mi sopporta, diciamo così. Ovviamente questi mesi sono stati un corso di formazione super accelerato, lo abbiamo usato tutti tantissimo, e naturalmente dovrei rendermi un po' più autonoma, ecco, ci sto lavorando. Grazie Francesca. Pasquale, per chiudere, come vivi tu digitale? Nel frattempo Massimiliano sta prendendo nota. In sintonia un po' con Federico Visentin, perché lo accetto, lo vivo, perché è naturale che sia questo, perché la tendenza è quella, la formazione ci deve essere, ma col giusto rapporto, non tralasciando il nostro giornale quotidiano, perché il cartaceo ha un profumo, in essenza è una realizzazione che il digitale o l'internet non ha. Chiaramente dai social il giusto rapporto, perché non sono la verità. Molto spesso siamo troppo legati a quella che è la comunicazione sui social, ma non è quella la comunicazione giusta. Per cui un giusto equilibrio tra le fasi, e questo deve essere insegnato. E noi di Assist cerchiamo con la nostra struttura di portare avanti anche questo discorso, fondamentalmente. Bene, grazie mille. Grazie a voi.
Grazie Pasquale, grazie Federico, Francesca, Roberto e Rocco per il contributo. Vi chiederei, cioè, non voglio cacciarvi, però vi chiederei di lasciare il posto ai relatori. Uno si è già accomodato accanto a me, chiedo a Marzia Segato, a Paolo Covitta di anche raggiungerci. Dovrebbe anche arrivare Tiziano Trevo a farci il saluto. E comunque intanto direi di riprendere il filo del discorso. Comunque insomma ho provato a tenere allacciato, no, con quest'ultimo intervento Massimiliano, quindi se ci puoi illustrare queste importanti e interessantissime linee guida che hanno una valenza proprio operativa, no? Aiutare le imprese, soprattutto penso alle piccole e le medie, poi sentiremo anche l'esperienza di Electrolux, una grande impresa invece dal punto di vista operativo, e tra queste cose c'è anche proprio l'analisi del fabbisogno, no? Perché ciascuno di noi possa automisurarsi, no? A te la parola, Massimiliano. Sì, ecco. Al fine di sviluppare le competenze digitali di base e di agevolare la costruzione delle identità digitali, le parti si impegnano ad avviare un'attività progettuale partendo dal percorso di alfabetizzazione digitale individuato nel verbale d'intesa del 12 luglio 2018. Questo è il mandato con cui la Commissione alla Formazione Nazionale del Contratto Metalmeccanici ha lavorato dall'aprile del 2021 per soddisfare questo mandato che l'articolo 7 del contratto nazionale ha definito nell'ultimo rinnovo contrattuale. L'altro mandato forte che i componenti della Commissione Nazionale hanno sentito nell'elaborare queste linee guida è dato dal mondo del lavoro, sia dalla parte dei lavoratori che da parte dell'impresa. E gli interlocutori e i segretari l'hanno già detto con forza, l'attenzione è data al fabbisogno della persona, innanzitutto, per l'alfabetizzazione digitale, e al bisogno della persona lavoratore per aumentare gli aspetti professionali. L'altra attenzione è stata data alle aziende per cercare di alimentare occasioni di sviluppo delle competenze trasversali, e vediamo nelle linee guida dopo anche le competenze professionali. Il progetto ha anche l'ambizione l'ambizione di essere soggetto che va a animare e sostenere le 24 ore del diritto soggettivo. Ricordiamo che da qui a fine anno si possono recuperare le 24 ore non esercitate del triennio 2017 e 2019, questo è quanto definisce il contratto nazionale, e già in questi giorni si possono chiaramente dare compimento alle 24 ore del triennio 2020-22. La Commissione ha lavorato su delle fonti, le fonti primarie sono stati i contratti nazionali, come si ricordava prima, siglati nel 2016, le linee guida delle commissioni che ha lavorato in questi anni. Dalle esperienze, oggi abbiamo due esperienze concrete date dal mondo universitario e dell'azienda, ma non solo queste, dalla direttiva europea di DigitalCom, la comunità europea sulle competenze digitali ha elaborato analisi già dal 2005, definendo tre aree di intervento. In questi anni le aree di intervento sono di 8 livelli e su questi livelli la Commissione ha lavorato per produrre queste linee guida. Non ultimo, come ricordavamo prima, anche questa interlocuzione con il Ministero dell'Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, che oltre a averci dato il patrocinio e oltre a avere la gradita presenza del Vice Ministro, ci aspettiamo che continui un rapporto per dare sostegno a questo progetto. Io ho le slide, parto con le slide, non so se la regia... Per farle partire penso debba essere tu a metterle su... Francesca, come... qui le vedo. Le vediamo dal computer, Massimiliano, quindi la regia, cosiddetta regia, vediamo. Bisogna condividere forse. Questo è il primo corso che dovrò fare le competenze digitali. Quindi quando chiederò a te come vivi il digitale, Massimiliano, con sostegno, non c'è bisogno di tu rispondere. Con un sostegno, se c'è sostegno. Grazie. Grazie, Francesco. Quindi, come si diceva, le fonti che hanno sostenuto questa elaborazione del progetto è sicuramente il contratto nazionale e non solo.
premettiamo che quello che andremo a vedere e a conoscere, a approfondire, sono delle, ha uno scopo orientativo di supporto alla realizzazione di programmi sull'alfabetizzazione digitale. L'intento della Commissione nazionale è quello di sostenere, aiutare e essere presenti in quelle situazioni dove non si sono sviluppati questi programmi formativi e per dare un indirizzo. Quindi quello che andremo a vedere oggi sono delle indicazioni che poi possono essere attivate specularmente o anche prese come sostegno per sviluppare e allargare la proposta. Proposte nascono, come dicevamo prima, da un quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini della comunità europea e anche con l'obiettivo del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e Digitale di diffondere e alzare l'identità digitale. L'obiettivo del Ministero è di arrivare al 70% della popolazione nei prossimi anni. Le competenze di base, innanzitutto, molte aziende, oggi ne abbiamo qui presente un'azienda importante come Electrolux, sta sviluppando dei dialoghi e delle comunicazioni con i lavoratori elementi digitali, però molti lavoratori non hanno l'abilità nel stampare la busta paga, nel collegarsi a Cometa, nel avere la possibilità di utilizzare lo SPID. Per molti lavoratori lo SPID in questo momento è un elemento di allontanamento dall'amministrazione pubblica su molte enti, invece dovrebbe essere un elemento di facilitazione per interloquire con l'amministrazione pubblica. Quindi le competenze di base per la Commissione sono delle proposte che vanno a dare sostegno alla persona per acquisire degli elementi, come si diceva prima, di cittadinanza digitale. Accanto a queste chiaramente competenze di base, poi verranno elaborate anche percorsi per aumentare le competenze digitali di base e aumentare anche l'elemento professionale e il fabbisogno professionale. Lo vediamo dopo in sintesi, avere la capacità di rispondere alle vere esigenze sia del lavoratore che della fabbrica, da bravi formatori abbiamo pensato anche di allegare una guida che va a definire qual è il vero fabbisogno di quei lavoratori, di quell'azienda sulle competenze digitali, ed è una guida per definire i temi. Riscorriamo velocemente, questi sono i contenuti che vengono proposti, che ogni azienda, ogni RSU, ogni commissione territoriale, ogni commissione aziendale andrà a declinare e a verificare. Le durate dei moduli, il numero dei moduli e la durata totale rappresentano le ore dei moduli. Queste indicazioni sono date appunto recuperando le esperienze territoriali e anche le linee guida della Commissione europea, e si sviluppano sia da un punto di vista di identità digitale, di accesso al mondo digitale, e anche delle competenze utilizzando degli strumenti Word, Excel, che permettono di avere anche delle elaborazioni di componenti digitali. Come vedete sulla destra vengono definiti i livelli, principalmente vengono proposti programmi e moduli per il livello base, ma non solo, perché nelle linee guida vengono anche definiti dei percorsi e dei moduli per i livelli intermedi e avanzati. C'è anche un'indicazione delle modalità organizzative. Chiaramente nella proposta base è auspicabile, se non obbligatorio, ma lo dico sottovoce, che la formazione venga fatta in aula, perché se io devo acquisire delle competenze digitali devo avere la possibilità di poterlo fare direttamente con gli strumenti e avere anche la possibilità di avere dei tutor che mi permettono e degli insegnanti che mi permettono di apprendere. L'obiettivo è di andare anche nel concreto. Noi abbiamo delle piattaforme digitali importanti di sostegno di welfare come Cometa, MetaSalute, le piattaforme di welfare aziendale, quindi l'obiettivo è di interagire con questi mondi in queste competenze digitali. Chi fa la formazione può essere
o parte dell'azienda stessa o enti esterni. In questo caso ci possono essere anche possibilità di avere delle intenzioni su una, come dire, una relazione intergenerazionale dove chi è più giovane insegna le competenze digitali del collega che è un po' più maturo. E questo è anche un elemento di, come dire, di contatto con due mondi e due generazioni di sensibilità diverse sul mondo del digitale. E più chiaramente la proposta organizzativa avanza e più anche gli strumenti della formazione si evolvono e qui vengono indicati anche degli spazi di formazione a distanza con caratteristiche diverse che vengono adottate anche per le finalità dell'obiettivo di raggiungimento della formazione attraverso una distanza però in contemporanea con la fase sincrona e la fase asincrona invece di recupero della formazione professionale. E c'è anche un'attenzione all'elemento della sicurezza e degli strumenti necessari per attivare la formazione che per molti di noi magari sono cose scontate, ma destinando la proposta di linea formativa a tutto il mondo metalmeccanico che è molto variegato, ci è sembrato giusto anche sottolineare questi elementi. Come dicevamo prima, abbiamo anche nelle linee guida uno spazio dedicato a una traccia per recuperare i fabbisogni, soprattutto nell'aspetto intermedio avanzato, che sono necessari per poi elaborare il progetto formativo. E nelle linee guida troverete appunto i campi e le domande che sono state definite per poi avere una sintesi del livello competenza digitale. Queste domande si possono trasformare in formato cartaceo oppure, appunto, essendo in tema, in formato digitale. E come vedete sono delle linee guida che si differenziano negli obiettivi, nelle proposte, nei contenuti e nei fabbisogni, hanno come sottolineiamo un obiettivo di supporto e di indicazione. Sono fruibili attraverso i siti di tutte le organizzazioni sindacali e datoriali e ci auguriamo anche che ci sia un ritorno, un feedback da parte del mondo delle aziende, delle RSU, dei comitati aziendali, commissioni aziendali per anche aggiustare e indirizzare il tiro, perché come molti di noi, voi avete detto all'inizio, siamo in una fase di inizio di proposta. La commissione si auspica anche che oltre ad assolvere l'indirizzo formativo con le linee guida, la realizzazione delle linee guida rappresentano anche un formidabile spot e una formidabile promozione per la formazione. Lo dicevano gli interventi iniziali, i segretari e i rappresentanti delle associazioni datoriali, i presidenti, la formazione sappiamo che non scalda molto i cuori di molti lavoratori e anche forse di qualche HR a livello aziendale. Con la realizzazione di questo format sull'alfabetizzazione digitale, noi crediamo che abbiamo due ritorni importanti. Uno, che c'è un'immediata concretezza della formazione, perché il lavoratore, l'azienda, percepisce la bontà della proposta. Io con un'ora, due ore riesco a scaricare una busta paga, riesco a avere l'accesso allo SPID e quindi ne vedo la concretezza. E l'azienda vede anche un ritorno nell'investimento formativo che fa sulle proprie risorse, sulle proprie persone. L'altro elemento è di senso, nel senso che questo ci permette di, con la contrattazione a livello aziendale, con questi strumenti, di affrontare i cambiamenti che stiamo vivendo e nella fattispecie i cambiamenti digitali, che in molti lavoratori portano un po' di incertezza e un po' di paura. Invece affrontandoli, gestendoli e dandogli risposte, crediamo come commissione che riusciamo anche a dare delle opportunità. E permetteteci di dire, come è stato detto più volte, che abbiamo una linea di continuità con le proposte delle 150 ore del 1973, che hanno avuto la forza di aiutare molti lavoratori metalmeccanici, ma la storia narra anche che ha avuto la forza di uscire dalle confini aziendali, di aiutare nell'apprendimento formativo sui titoli di studio anche lavoratori disoccupati, molte donne, e noi abbiamo l'ambizione come metalmeccanici di essere precursori e contaminatori anche per diffondere
la necessità di attivare percorsi sulle competenze digitali. Grazie Massimiliano, sei stato molto efficace nel rappresentare e nello spiegare bene qual è il fine di questo strumento importante di supporto operativo che ad oggi, mentre parliamo, è teoria, no? E quindi passerei alla pratica. Io quindi chiedo a Marzia, che rappresenta un'azienda importantissima non solo per il nostro settore ma per il nostro paese, direi Electrolux, no? Grazie per quello che fate anche nelle nostre case, perché abbiamo un po' il segno di voi ovunque, e poi Paolo Gubita, che ha fatto molto in questi ambiti, no? Proprio dal punto di vista pratico operativo. Quindi passiamo un po', Marzia, dalla teoria alla pratica. Prima Massimiliano diceva come si gestisce questo in azienda, voi l'avete fatto, quindi se ci aiuti a capire come l'avete fatto, quali sono stati anche i problemi, se ci sono stati, ecco. Spiegaci un po' il caso Electrolux, la buona pratica. Ecco, ci siamo. Intanto ringrazio per l'invito a condividere la nostra esperienza, e ci fa veramente piacere portare il nostro contributo, appunto concreto. Faccio una breve introduzione per chi non conoscesse Electrolux, in modo da poter comprendere qual è il contesto in cui ci muoviamo e la storia da cui veniamo. Electrolux è una multinazionale il cui scopo è Shape Living for the Better, quindi contribuire a creare stili di vita migliore. Come lo facciamo? Lo facciamo producendo, commercializzando più di 60 milioni di elettrodomestici nel mondo. Siamo presenti in 120 mercati e impieghiamo una forza lavoro a livello globale di più di 48.000 persone. In questo contesto, quindi distribuiti a livello di globale, dove l'Europa ha comunque un peso significativo, sia da un punto di vista di mercato che poi di forza lavoro impiegato. Per quanto riguarda l'Italia, Electrolux in Italia, siamo un'azienda che ha dei siti produttivi, Porcia, dove facciamo lavatrici e lavasciuga, e dove c'è anche centri di competenze globali a livello di ricerca e sviluppo e ricerca in innovazione tecnologica. Su Susegana, dove facciamo frigoriferi, e anche là c'è una sede di ricerca e sviluppo a livello globale. Abbiamo Forlì, dove piani cottura, solaro, lavastoviglie, e Cerreto, produciamo cappe, e in più abbiamo una sede della società commerciale italiana e un centro IT globale europeo, sempre a Pordenone. Questo è il nostro panorama. Impieghiamo in Italia 5.300 dipendenti, di cui abbiamo una presenza di 40 nazionalità diverse, più di 40 nazionalità diverse. Questo è un elemento che poi ci aiuta a comprendere anche i nostri interventi, e dove 3.500 di questi dipendenti sono dediti alle aree produttive. E l'età media è di 47 anni. Questo parla chiaro su quelle che possono essere le nostre esigenze. Siamo qui a raccontarvi questa esperienza, che è una transizione digitale che ha voluto passare attraverso la trasformazione delle competenze, perché ci siamo resi conto fin da subito che questo era un terreno di grande investimento e prioritario per noi. Il contesto e lo scenario in cui ci muoviamo lo conosciamo tutti, lo ripetiamo giusto per sottolineare alcuni aspetti. Tutti siamo online in continuazione, si parla di 50 milioni di persone in Italia, 80 milioni di smartphone su 60 milioni di dipendenti, di cittadini in questo caso, un sacco di acquisti fatti online. Poi col Covid la cosa è assolutamente accelerata. Tablet, smartphone sono diventati ormai strumenti di lavoro, ma a tutti i livelli, veramente a tutti i livelli. La Industry 4.0 ha sicuramente anche qui accelerato questa necessità. Lo sviluppo digitale è a livello di priorità nelle agende di governi e ministeri. Ringrazio anche io per la presenza della sottosegretaria Messina a tal proposito. E 9 lavoratori su 10 ormai, è un dato di fatto, hanno in qualche modo bisogno di avere competenze digitali per svolgere il loro normale e ordinario lavoro. In questo contesto, cos'è stata la nostra scelta? Già
nel 2019, quindi parliamo di un po' di anni fa, è stato cercare di investire i nostri dipendenti per mantenere e sviluppare quelle competenze necessarie allo svolgimento del loro lavoro, ma diventando anche protagonisti di questa evoluzione digitale al lavoro, ma non solo al lavoro. È stato uno sforzo e un impegno che è partito dall'ambito delle risorse umane insieme al digital, cioè nel senso che è stata una materia di investimento non solo dal cuore caldo di alcune funzioni HR, come dicevo prima il collega. Questo primo step è stato creare una proposta formativa che abbiamo chiamato Digital Awareness Training, dove appunto la filosofia che ci guidava era diffondere il digital per poter crescere, perché solo con questo potevamo fare un passo in quello che è il nostro progresso tecnologico dei siti produttivi. Abbiamo cercato di fare una proposta che però avesse appunto una trasversalità, cioè potesse avere sia degli aspetti interessanti dal punto di vista lavorativo, ma anche degli aspetti interessanti e basilari per la singola persona, utili per quello che potevano essere gli interessi dei dipendenti anche extra lavoro. L'organizzazione è stata un'organizzazione impegnativa, perché si è concretizzata in una giornata di formazione in presenza. Nel 2019 non occorreva dirlo perché era scontato, ma adesso sottolineiamolo: in presenza, ognuno con il proprio PC dotato di computer per poter fare effettivamente esperienze in maniera singola, accompagnati in aula oltre che da un docente, da un tutor d'aula e anche un collega Electrolux, in modo che la presenza, l'accompagnamento in questo percorso, in questa giornata, fosse veramente sentito e partecipato e assistito. 175 sessioni in tutti i sei di allora siti produttivi, dove ogni sessione e ogni aula aveva 20-25 persone per quasi 4.000 dipendenti coinvolti. Gli argomenti principali erano veramente l'alfabetizzazione, quindi gli strumenti di base, la busta paga elettronica, come navigare in internet, la parte di cyber security e poi anche aspetti di quella che è la digitalizzazione presso la nostra azienda, quindi che cosa stavamo portando avanti, e fare piccole esperienze di tools, di attrezzature in opera e attivi presso la nostra azienda, quindi come gli occhiali di realtà aumentata piuttosto che lettori ottici, cose di questo genere. Un viaggio che però non abbiamo iniziato nel 2019, ma che non vogliamo fermare, anzi che continua, e continua dal Digital Awareness Training al Shape Your Digital Life, perché appunto Electrolux vuole contribuire a uno stile di vita migliore, ma anche a uno stile migliore dell'esperienza digitale per i propri dipendenti. E quindi abbiamo lanciato proprio in questi giorni la secondo step che inizierà con l'ultima settimana di settembre nel primo sito produttivo e proseguirà a scalare nei successivi fino a inizio del prossimo anno, e che impegnerà più o meno 28.000 ore di formazione, dove in queste 8 ore si alternerà sempre una parte teorica, ma davanti al computer, e poi pratica, e che coinvolgerà 3.500 dipendenti dei siti produttivi. Oh, scusate, sono passata troppo veloce. Gli argomenti principali di questo secondo step, visto che siamo evoluti nel frattempo, quindi la parte delle app aziendali che si sono moltiplicate, per cui adesso tantissime cose le facciamo attraverso l'app, anche i sistemi di accesso ai servizi interni che sono sempre più digitalizzati, perché no, facciamo prodotti connessi, quindi l'esperienza dei prodotti connessi anche per i nostri dipendenti, che diventano poi testimonials delle nostre realtà.
E poi tutti gli aspetti anche di vita ordinaria che coinvolgono i dipendenti come cittadini, quindi appunto lo speed, i pagamenti online, le piattaforme che adesso sono state usate per socializzare durante anche i periodi di lockdown, e un secondo step di cyber security sempre più evoluto. A questo però abbiamo voluto aggiungere anche un modulo di digital detox, perché ci siamo resi conto che in questi anni si sta anche c'è un'altra sicurezza da proteggere, no? Uno stile migliore da creare nel benessere, non solo per acquisire tutte le potenzialità che questi sistemi digitali ci possono dare, ma anche saperne valutare i rischi non solo esterni, quindi che possono venire dal web, ma i rischi anche di abitudine di utilizzo non propriamente equilibrato. E quindi proponiamo delle riflessioni e degli esercizi e degli suggerimenti su come gestire al meglio il rapporto con l'essere online e l'essere nei social e cose di questo genere, con uno sguardo anche, visto l'età media dei nostri dipendenti, alla dimensione familiare e figli. Perché crediamo che in questa evoluzione, come per agganciare le persone in un intervento formativo che possa essere significativo e rimanere, ci sia veramente da trasferire loro le competenze che servono. Questa crediamo sia una competenza che serve nel 2021. Per raccontare al meglio e in maniera sintetica tutto quello che vi ho detto fin qua, c'è un piccolo video che, se la regia riesce a far partire, provo anch'io, Stefano. Era tanto che volevamo dire, sì, no? Sì. La regia mandi il video. Riassume la nostra esperienza. Bene, prendiamo la regia. Sì. Cosa si sta muovendo, vedo la regia. Shape your digital life. Il digitale è diventato una parte fondamentale della nostra vita. Sempre più persone sono online, tutti con uno o più smartphone. E l'e-commerce registra numeri da record. Un cambiamento che vive anche il mondo del lavoro, che richiede la conoscenza di nuovi strumenti. Con innovazione digitale, al vertice anche delle agende governative. E competenze digitali sempre più necessarie per raggiungere obiettivi ambiziosi. In Electrolux vogliamo fare la differenza e mettere a disposizione delle nostre persone competenze e conoscenze che portino a una migliore consapevolezza degli strumenti digitali. Abbiamo intrapreso da tempo un percorso di digital transformation che nel... Shape your digital life. Il digitale è diventato una parte fondamentale della nostra vita. Sempre più persone sono online, tutti con uno o più smartphone. E l'e-commerce registra numeri da record. Un cambiamento che vive anche il mondo del lavoro, che richiede la conoscenza di nuovi strumenti. Con innovazione digitale, al vertice anche delle agende governative. E competenze digitali sempre più necessarie per raggiungere obiettivi ambiziosi. In Electrolux vogliamo fare la differenza e mettere a disposizione delle nostre persone competenze e conoscenze che portino a una migliore consapevolezza degli strumenti digitali. Abbiamo intrapreso da tempo un percorso di digital transformation che nel 2019 ha visto l'Italia paese pilota per il lancio del primo Digital Awareness Training, che ha coinvolto tutti i dipendenti delle nostre aree produttive. Oggi facciamo un passo avanti nella formazione delle nostre persone, offrendo nuove conoscenze utili a gestire al meglio la propria vita digitale. Ci rivolgiamo ai nostri 3.500 dipendenti in Italia, che operano nei siti produttivi di Cerreto,
Porcia, Forlì, Solaro e Susegana, con 8 ore di formazione dedicate a ogni singolo dipendente per un ammontare complessivo di ben 28.000 ore. Di cosa parleremo? Delle principali app aziendali legate all'area produttiva e non. Della tecnologia che abbiamo implementato per migliorare il dialogo tra azienda e dipendenti. Di come usare i nostri prodotti connessi. Senza dimenticare che il digitale ha permeato anche la vita privata attraverso app e servizi online. E le nuove piattaforme di comunicazione che, durante i mesi di lockdown, ci hanno aiutato a mantenere contatti tra colleghi, ma anche con familiari e amici. Con un occhio sempre rivolto alla sicurezza della persona, dei dati e delle informazioni che trattiamo. E all'utilizzo consapevole degli strumenti, anche quando si tratta di disconnettersi e riappropriarsi del proprio tempo. Questa vuole essere solo la seconda tappa, mettiamola così, poi ci auguriamo che il viaggio sia lungo e speriamo di poter contribuire come esempio e come riferimento anche per tutti quelli che vogliono intraprendere qualcosa di simile. Grazie per l'attenzione. Grazie Marzia, interessantissimo, non saprei cosa altro dire, è una seconda tappa sicuramente molto importante e per nulla scontata, no? Quindi è una buona, anzi un'ottima pratica, si parla di buone pratiche, io la definirei un'ottima pratica. Penso che ci sia il professor Treu, tra qualche minuto ci raggiunge il professor Treu, dicevo prima passare dalla teoria alla pratica, no? Sembrerebbe strano parlare di pratica riferendosi ad un'università, no? invece ecco, l'Università di Padova ha fatto molto anche dal punto di vista pratico, non soltanto teorico ed accademico, per quanto certo. Importante, eh? Per cui ecco, se ci vuoi raccontare certo. La vostra esperienza e il supporto che avete dato e contributo proprio dal punto di vista pratico e operativo, perché queste competenze digitali si diffondessero. Certo. A te, Paolo, la parola. Bene, beh, intanto grazie per l'invito. Il vantaggio di parlare alla fine è che hai ascoltato tutti gli altri, il limite è che ti hanno anticipato alcune cose, no? In particolare negli interventi di Roberto Benaglio e di Francesca Re David, oltre che di Massimiliano Nobis. Io in qualche minuto, poi mostro anche qualche slide, ma intanto vorrei fissare alcuni concetti. Vorrei fare una breve premessa ripetendo un concetto, spiegare perché abbiamo contribuito a questo progetto come università e come osservatorio professione digitale e lavori ibridi, come si fanno le cose dal punto di vista pratico ma concettuale, cosa e poi diciamo e allora cosa resta da fare? Bene, allora sul tema della premessa mi preme ribadire che concettualmente quello che abbiamo progettato, che abbiamo contribuito a progettare e a fare, quindi il progetto di alfabetizzazione digitale, è l'equivalente concettuale della legge 1859 del 1962. Così come nel 62, in coda al miracolo economico, l'Italia fece un passo in avanti rendendo obbligatoria l'istruzione media, ecco, concettualmente l'alfabetizzazione digitale, 10 anni dopo la prima volta che si è parlato di industria 4.0, è un'operazione che potrà far fare a tutta la comunità dei lavoratori e delle lavoratrici, in particolare dell'industria metalmeccanica, ma a tutto il paese, un salto in avanti. Si sta lavorando al coding nelle scuole per i vostri figli, i nostri figli, le nostre figlie, per le persone che già lavorano serve questo progetto. Bene, detto tutto ciò, provo a mostrarvi un paio di, se riesco, se non riesco non è indispensabile. Ah, perfetto. Sono aperte. È tutto training on the job, ecco questo qua. Sul digitale, ecco, stiamo facendo training on the job. Era solo. Bene. Ottimo.
E quindi vi ho detto il perché, scusate, la premessa, perché è importante farlo, perché ci sono delle transizioni in atto. Ciao, Presidente. Mi hanno dato un posto. Buongiorno a tutti. Beh, ci mancherebbe. Sei tu che ci hai dato un posto. Concludo velocemente così. Perché è importante farlo? Perché ci sono delle transizioni in atto. Queste transizioni sono velocissime, rischiano di lasciare indietro molte persone e quindi questo progetto ha come obiettivo una giusta transizione di milioni di persone verso l'acquisizione delle competenze digitali. Bene, per fare questa giusta transizione in tempi brevi, cosa abbiamo fatto e io ho contribuito a pensare assieme a FIM, FIOM e WILM del Veneto. Abbiamo pensato a un progetto di massa. Per fare questa operazione, questa giusta transizione veloce, serve una operazione che coinvolga un grande numero di lavoratori e di lavoratrici. E in pieno lockdown, coinvolgendo tendenzialmente aziende molto più piccole di quella, ovviamente, di Electrolux, e molto meno dotate di risorse di management delle risorse umane, abbiamo coinvolto in pieno lockdown un migliaio di lavoratori e di lavoratrici in Veneto per fare questa operazione. Quindi il come bisogna farlo è un'operazione nazionale popolare per tutti, come la scuola media, in ogni casa, in ogni comune, in ogni località, quindi in ogni azienda. Che cosa abbiamo fatto? È già stato detto. L'ha detto Massimiliano Nobis, concettualmente spiegando quello che vi propone di fare, che è figlio di quello che abbiamo fatto, e lo ha detto in maniera molto ben strutturata Marzia Segato per il caso Electrolux. Io aggiungo due cose. Il cosa dobbiamo fare, in parte l'abbiamo detto, ma è come queste cose vanno fatte. Allora, l'idea di fondo della progettualità che abbiamo realizzato è una formazione plug and play, quindi una formazione di cittadinanza digitale che è immediatamente spendibile, che permette a lavoratori e lavoratrici di non avere un intervallo temporale dall'acquisizione della skill al suo utilizzo, sia esso quello dell'apertura dello SPID, sia esso l'accesso alle piattaforme di welfare, sia esso l'utilizzo di una macchina 4.0 che è stata introdotta nel ciclo produttivo. Quindi plug and play e formazione quanto basta. Quindi non necessariamente una formazione verticale, ma una formazione che, essendo di massa, almeno in una prima fase, ha bisogno di dare un po' a tutti quanto basta, come le ricette di cucina. E il quanto basta permette a chi fa l'erogazione formativa di adattare il quanto basta alle specifiche esigenze di ogni sito produttivo. E questo rende l'approccio che abbiamo immaginato molto flessibile. Il cosa abbiamo fatto tecnicamente, in maniera descrittiva, lo vediamo anche qui. Più in particolare abbiamo individuato 4 attività, un livello 1 di competenze digitali di base da fare in 4 ore, la mia identità digitale, accedere alle piattaforme digitali, ancora una volta 4 ore, quanto basta, concetti ed esercizi, il tema del raccogliere informazioni in maniera sicura, che è già stato citato, e poi l'inizio di questo avvicinamento alle specificità delle singole imprese o delle singole comunità di lavoratori e di lavoratrici, andando un po' più in profondità sulle tecnologie digitali che servono ai diversi contesti. Questa operazione l'abbiamo progettata e poi l'abbiamo fatta. Ultima cosa che volevo dirvi, dopo aver parlato del perché, cosa e come, e uno dice, e adesso, quindi,
cosa resta da fare? Beh, quello che abbiamo scoperto con questa prima esperienza è che le skill digitali sono di cittadinanza, prima che essere di utili alla professione. Sono delle skill che sono un po' gerarchiche e quindi l'attività formativa deve essere customizzata dentro un quadro generale, quindi degli standard di riferimento che poi vengono customizzati all'interno dei singoli contesti, ed è un progetto scalabile. Quello che abbiamo progettato è un progetto scalabile. Possiamo fare, come si dice tecnicamente, lo scale up, passando da 1.000 lavoratori a 100.000 lavoratori a 200.000 lavoratori in tempi rapidissimi, basta che ci sia la volontà. C'è un'ultima stampella però che abbiamo avviato a Nord-Est, non lo sanno neanche gli amici della FIMCISL, però l'abbiamo fatto con la FIMCISL, l'abbiamo fatto con una decina di imprese metalmeccaniche, e l'ultima stampella sono le skill per la sostenibilità, perché nel PNRR non c'è soltanto la transizione digitale, ma c'è anche la transizione ecologica, e io penso che le nostre comunità debbano, comunità intendo università, lavoro, imprese, istituzioni come quella che ci ospita, debbano essere in prima linea nell'anticipare anche questo fabbisogno. Lo presenteremo fino a ottobre al congresso, all'incontro regionale di FIMCISL in Veneto. Grazie. Bene, grazie Paolo Gubita. Professore, io darei la parola per un saluto a Tiziano, che ti abbiamo già ringraziato, forse ti sono fischiate le orecchie. Rocco ricordava come proprio qui ha avuto inizio quel percorso non facile, non semplice, che ci ha portato il 5 febbraio a sottoscrivere un altro importante contratto coltivo nazionale, perché però ricordava come nel 2016, l'ha detto anche Francesca e Roberto, no, sia iniziato quel rinnovamento, perdonatemi se uso questa parola, ma ormai lo sapete, e che conteneva proprio nella formazione, faceva la formazione un pilastro. Poi in questo contratto del 2021, del 5 febbraio, abbiamo previsto questo piano di alfabetizzazione digitale. Oggi abbiamo con noi, caro Tiziano, oltre essere tu qui, abbiamo Assuntella Messina, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Innovazione e della Transizione Tecnologica, abbiamo il patrocinio del Ministero, quindi sicuramente, dicevo prima, ti lascio la parola, noi nel nostro piccolo, che non è tanto piccolo, 1.600.000, contribuiamo a perseguire l'interesse generale, che è quello che il Ministero in questo ambito persegue, no? Quello di digitalizzare tutti, sempre, ovunque e comunque. Caro Tiziano. Sì, grazie. Arrivo tardi, ma è meglio, perché se all'inizio magari chissà dicevo cose non pertinenti, ma mi sono acclimatato un po', poi il professor Gubita col suo noto vigore e entusiasmo mi ha ridato slancio. E io faccio un piccolo amarcord, perché non solo quello che dicevi tu, Stefano, mi fa piacere che l'ultimo contratto sia partito qui, ma io ho due ricordi, uno quello del 73-74, in cui facemmo una riscrittura dell'accordo storico dopo 50 anni di vacatio, e che adesso, nella storia, da allora ad adesso, credo che stia per uscire un volume di analisi storica, ma che è anche attualizzata, che abbiamo anche un po' discusso con voi, e questa è una buona notizia. Poi io ricordo anche che mi è venuto in mente questo vostro contratto, ha avuto vicende complicate, travagliate, eccetera. Io ricordo che verso la fine degli anni 90 mi sono trovato a propiziare un contratto unitario allora della vostra categoria, quindi mi fa molto piacere. Però oltre a ringraziarvi e tutto, io vorrei dire due cose che sono pertinenti alla tema. Anzitutto, e noi come CNEL stiamo discutendo con le vostre parti sindacali, confederali in realtà, il tema della digitalizzazione in generale, che è oggetto di una iniziativa della Commissione europea, che è al secondo giro di consultazione con le parti sociali europee su tutte le implicazioni principali della digitalizzazione sui rapporti di lavoro. Io vi suggerirei, l'ho detto anche ai miei consiglieri che sono spesso lettori distratti, di leggere questo documento presentato dalla Commissione per la consultazione, che credo sia in corso, i vostri internazionali lo sapranno. Sono 100 pagine, veramente densissime,
di informazioni che riguardano sia il lavoro su piattaforma, ma più in generale come la contrattazione, la partecipazione può gestire questa cosa importantissima che può avere degli incubi, che è la gestione algoritmica dei rapporti di lavoro, e terzo, le implicazioni transnazionali, perché un terzo dei lavori di piattaforma già adesso, anzi già un anno fa, era transnazionale. Quindi siamo a rischio di spiazzamento su questi due versanti, come combattere l'intelligenza artificiale e come uscire dai confini nazionali cercando di non perdere il filo. Questo è un tema molto importante, lo stiamo discutendo con le parti vostre qui, anche perché c'è un accordo quadro fatto dalle maggiori rappresentanze sindacali e datoriali europee di un anno e rotti fa, che affronta proprio in via di negoziale alcuni principi di come regolare l'impatto della digitalizzazione sul lavoro. Anzi, lo ricordo, lo sottolineo, questo è l'accordo quadro confederale e dovrebbe poi essere applicato ovviamente sulle varie realtà. No, lo cito e lo sottolineo perché è poco considerato. Secondo me no, non sta facendo la strada per essere poi calato nelle realtà nazionali, il che non è privo di importanza perché è un accordo unitario. Mentre le consultazioni europee della Commissione, come voi vedrete se avete voglia, in realtà incontrano non poche divisioni, cioè ci sono riserve da molte parti, quindi è probabile che non si faccia niente subito almeno da parte della Commissione, che a mio avviso è un peccato perché la Commissione aveva preso una serie di iniziative molto importanti sul SURE, oltre che sul Next Generation, e questo secondo me è uno dei temi più importanti per il futuro della contrattazione, ma anche della tutela normativa del lavoro. E quindi io vi sollecito a dare un'occhiata a questo documento di consultazione e anche a questo accordo, perché insomma ci può dare delle utili linee per affrontare questo enorme problema che riguarda l'industria metalmeccanica tra le prime. E poi questa è la prima cosa, e ci tengo molto, noi come CNEL stiamo appena cominciando a discutere una possibile applicazione di questo accordo quadro in Italia, quando saremo un po' più avanti ovviamente magari ne parliamo. Invece una nota, molto per non farla lunga, molto più specifica sul tema di cui voi state parlando, ovviamente della formazione digitale, che è ovviamente quasi un prerequisito del futuro, proprio così. Non è un amenicolo. E se guardate, l'avrete citato, l'action plan riguardante l'applicazione del social pillar, pilastro sociale, sapete, ormai vecchio di 2 o 3 anni, molto importante per i principi europei, però era rimasto un po' così per aria. Ma negli ultimi tempi c'è una serie di azioni concrete per renderlo più operativo. Una è questa che è stata fatta su SURE, un'altra è la proposta sul salario minimo, che però ha aperto non solo la via legislativa, ma la via contrattuale. C'è una proposta sulla rafforzare la parità di genere, che traballa, anche se ci sono già delle norme, e c'è questa cosa ultima sulla digitalizzazione. E poi specificamente per la formazione ci sono degli obiettivi assolutamente sfidanti, e se infatti anche Gubita diceva, guardate che qui non si tratta di fare delle operazioni qualche migliaio di infarinature, qui si tratta di parlare di masse intere, e infatti l'action plan dice che l'obiettivo, ma non l'obiettivo nel prossimo secolo, l'obiettivo a 10 anni, è 60% di formazione ogni anno dei lavoratori. Noi siamo sotto il 10, e il target attuale europeo era il 15, quindi c'è un salto enorme, 60% vuol dire sostanzialmente tutti, e sempre come obiettivo l'80% dei lavoratori dovrebbero avere le basic skills fondamentali in materia digitale. Quindi come vedete c'è un bel po' di lavoro da fare e voi non siete certo gli ultimi che dovete impegnarvi. Grazie e buon lavoro. Grazie Tiziano, siamo qui per questo, proprio per lavorare, e passando dalla teoria alla pratica come abbiamo fatto, e dal livello nazionale a livello territoriale e aziendale, che è quello, voglio dire, più importante anche quello nazionale, però sicuramente perché queste cose
calino a terra, è fondamentale il contributo di chi sta vicino alle aziende, no? Di chi vive le aziende. E quindi abbiamo la voce del territorio, dai territori, e io ringrazio e saluto Cristina Osella dell'Unione Industriale di Torino, AMMA, Metalmeccanici, Meccatronici, Patricia Lupi, Patricia, spero di aver detto bene, FIOM CGL Lombardia, Sara Pavesi di Confindustria Bergamo, Giuseppe Russo della WILM Campania, che forse è Sara. E io chiederei, partire da Sara Pavesi, no? Confindustria Bergamo, se vuoi condividere con noi l'esperienza, quello che nel territorio si dice, visto che questa è la voce del territorio, quello che si dice, quello che si fa. Grazie Sara. Grazie mille a voi, complimenti per l'incontro e complimenti soprattutto per il lavoro che è stato presentato relativamente alle competenze digitali. Allora, innanzitutto noi come Bergamaschi ci ritroviamo assolutamente rispetto al modello che è stato utilizzato nel progetto Digital Mac, perché riteniamo fondamentale proprio investire su quelle che avete chiamato correttamente e con cui mi ritrovo perfettamente, competenze di cittadinanza legate proprio alla diciamo alla digitalizzazione per tutti i lavoratori. Noi l'abbiamo vissuto soprattutto nel periodo del lockdown, cercando tra l'altro di sostenere le imprese nell'implementazione di processi di smart working. Lì l'abbiamo visto proprio sul campo e ci siamo resi conto che era necessario investire proprio su competenze digitali che potessero essere diciamo completamente diffuse. Tanto è vero che stiamo ragionando a fianco di modelli diciamo anche organizzativi piuttosto che gestionali di smart working, di affiancare anche tutte delle pillole di micro learning che possano aiutare i lavoratori ad accedere in modo semplice alle tecnologie e a rendere ancora più facile l'implementazione dei processi. Dall'altro però riteniamo che debbano esserci tutta una serie di competenze avanzate, in particolare avanzate, che siano collegate con le nuove tecnologie che vengono implementate nei processi. In questo senso, in particolare ho colto da un intervento precedente il fatto che si debba tenere in particolare considerazione il ruolo delle PMI, e in particolare il nostro territorio è rappresentato in gran parte da PMI. Ora qui riteniamo che una sinergia importante da costruire per questo tipo di competenze sia con i Digital Innovation Hub. Ora i Digital Innovation Hub hanno proprio il ruolo di andare a misurare il grado di maturità digitale dell'organizzazione delle imprese e dei processi e di costruire delle roadmap verso la digitalizzazione. Ora questa roadmap va costruita con una diversa organizzazione dei processi, con l'implementazione di tecnologie, ma soprattutto poi lavorando sulle competenze delle persone. E allora in questo caso riteniamo che misurare la maturità digitale delle imprese da un lato e dall'altro andare a supportare questa roadmap verso la digitalizzazione con una formazione che possa essere pervasiva di tutte le persone e progettata poi a seconda dei processi sia l'elemento vincente. Mi sono ritrovata molto con due aspetti che ha evidenziato anche il professore dell'Università di Padova, in particolare l'analisi dei dati. A fianco dell'utilizzo della tecnologia, l'analisi dei dati che arrivano dalle tecnologie deve essere fondamentale. Questo in un ambiente manufatturiero è l'elemento chiave, lo vediamo in produzione, lo vediamo nel commerciale, lo vediamo nel marketing, lo vediamo nella logistica. L'analisi del dato, quindi capire in modo chiaro che cosa il dato dice, è un elemento che deve essere assolutamente affiancato rispetto all'apprendimento dell'utilizzo della tecnologia. Quindi questi sono gli elementi che mi sentirei di enfatizzare. Grazie Sara, grazie mille. Io chiederei a Patricia Lupi, FIOM CGL Lombardia, di rappresentare un po' quelle che sono le problematiche, se ci sono, anche le opportunità che stai vivendo, vedendo nel territorio, un territorio importantissimo come la Lombardia per il settore metalmeccanico. Grazie. Sì. Allora, buongiorno a tutte e a tutti intanto, e appunto il mio ragionamento è un po' di darvi un po' uno spaccato di quello che è successo, perché non siamo all'anno zero, e che sta succedendo anche intrecciandola a questa importantissima giornata sul territorio lombardo. Il tessuto produttivo lombardo, intanto per inquadrarlo, è storicamente sempre di più
un tessuto produttivo molto composito, fatto da una molteplicità di diverse specializzazioni produttive, di profonde differenze anche dimensionali tra aziende, dalle grandi aziende fino a medie e fino ad arrivare a un indotto di piccole e piccolissime aziende. Anche con una grande differenza di penetrazione nei mercati internazionali e di differenze di filiere produttive sia verso l'estero che all'interno di tutto il territorio nazionale. Questo quindi sollecita ovviamente una domanda formativa molto diversificata e che si declini poi in prossimità delle nostre aziende e soprattutto in una, diciamo, che risponda a questa complessità del territorio lombardo. Come dicevo, non siamo all'anno zero, perché in Lombardia, come è noto, insomma, ci siamo visti anche nell'ultimo incontro proprio di Alcnel, le commissioni territoriali sono costituite, anche storiche, penso alla commissione territoriale di Milano e Brescia, che sono attive da moltissimi anni, quella che ha seguito, che è quella di Pavia e di Bergamo, e le interlocuzioni che oggi ci sono anche per costituire, per dare insomma applicazione al contratto nazionale, le commissioni negli altri territori, commissioni meccaniche. E questo perché chiaramente lì è lo snodo poi per rispondere appunto alla complessità della domanda formativa che c'è in Lombardia proprio per il tessuto produttivo di cui parlavamo prima. Perché anche rispetto alle linee proposte oggi, proprio per un tessuto così complesso, c'è bisogno ovviamente di declinarlo all'interno delle nostre aziende, che si parte da corsi base, intermedi, ma anche avanzati, per rispondere appunto ai cambiamenti che sono sempre più veloci di processo e di prodotto e quindi che necessitano applicativi tecnologici molto particolari e molto specifici. E quindi la prossimità delle commissioni sicuramente territoriali al compito poi di monitorare, di promuovere anche tutto il processo appunto di cui parliamo oggi. Diciamo così che è confortante il dato che viene dalle ore di formazione, anche negli ultimi dati, parlo per esempio sul territorio milanese: nel semestre da giugno a luglio sono state fatte 88.000 ore di formazione circa globale, di cui 20.000 ore circa proprio dedicate all'aspetto di cui stiamo discutendo oggi. Poi bisognerebbe ovviamente andare all'interno per verificare meglio quali tipi di interventi sono stati fatti, ma questo sicuramente dà il senso che la giornata di oggi intreccia dei bisogni concreti e che, come sempre, i metalmeccanici, sia da parte delle aziende che da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, poi alla fine si occupano di effettivamente bisogni concreti e veri che ritroviamo anche nel territorio lombardo. L'ultima cosa, e quindi le esperienze, vado velocissimo perché mi ha preceduto nell'esposizione anche la dottoressa Segato, che avrei citato come buona pratica, perché uno degli stabilimenti di Electrolux è nel territorio lombardo, a Solaro, e già nel 2019, avendo fatto, citava, le 8 ore corso base, che oggi è stato ripreso anche in queste linee guida, è stato anche di esempio per aziende nel territorio, perché chiaramente ritengo che, avendo anche una differenza dimensionale così importante in Lombardia, le aziende, le grandi aziende che hanno anche una capacità, una avanguardia, poi possano trascinare l'intero tessuto produttivo e il sistema a degli avanzamenti. E così in parte è stato su appunto il territorio vicino a Electrolux. Ha un'altra esperienza positiva è stata la Schneider di Bergamo, per esempio, da cui è iniziato anche lì qualche anno fa un percorso che ha visto sia un corso base simile a quello proposto appunto da Electrolux e anche un corso più avanzato, che si è rivolto anche all'identità digitale e a un po' più avanzato rispetto alla realtà di Schneider. Quindi sono confortata da quello che avviene in Lombardia. Sicuramente questo, le commissioni territoriali avranno sicuramente il compito, come tutti noi parti sociali, di promuovere
e di implementare e di, diciamo così, di declinare poi nelle aziende tutto quello che ci siamo detti oggi. E colgo, diciamo così, anche un'esigenza che è già venuta, visto che c'è anche insomma, sollecitata anche dall'intervento delle istituzioni, dal vice ministro, vice sottosegretario Messina, perché io ritengo che tutta l'intelligenza, insomma, che è tutto il lavoro che i metalmeccanici, sia da parte di lavoratrici, lavoratori e imprese, hanno messo, mettono e continuano a mettere in questo percorso, diciamo così, possa essere anche raccolto, perché c'è bisogno, lo dicevano anche chi mi ha preceduto, anche di raggiungere, diciamo così, una certificazione delle competenze che i lavoratori e le lavoratrici con intelligenza, con tempo, attraverso appunto il nostro contratto nazionale che ha introdotto, diciamo, delle 24 ore storiche di un diritto soggettivo e che si intrecciano anche con gli obiettivi del governo a una cittadinanza piena dei lavoratori, perché anche gli obiettivi, diciamo così, della digitalizzazione, di una semplificazione, passano attraverso un diritto di cittadinanza complessa che quindi di tutti, e io penso che avremmo fatto un buon lavoro se partendo diciamo così dai metalmeccanici, che molto concretamente, diciamo, come sempre partono da esigenze e bisogni reali, si intreccino poi ovviamente anche con un diritto pieno alla cittadinanza, perché i lavoratori e le lavoratrici sono anche cittadini, e ritengo che la democrazia e la partecipazione a questo processo non debba, insomma, lasciare indietro nessuno, e che quindi questa giornata sia importante per questo, e noi sui territori declineremo e faremo, insomma, il nostro lavoro, soprattutto del territorio lombardo, che in questo momento io sono, insomma, qua a raccontarvi. Vi ringrazio. Bene, grazie Patricia. Io passerei subito la parola, perché ringrazio nuovamente la sottosegretaria Assuntella Messina per essere stata tutto il tempo qui con noi. So che a brevissimo ci deve lasciare, prima di chiudere la giornata con gli altri ultimi interventi. Sottosegretaria, io lascerei a lei la parola per un commento. Non voglio chiederle come vive il digitale lei, però visto che l'ho chiesto a tutti, mi permetto di farlo anche, insomma, se, eh. E sottosegretaria, a lei la parola per un commento, un saluto conclusivo, anche se poi ci sono altri due interventi, però a lei la parola. Sì, ecco, intanto vi saluto, vi ringrazio. Ringrazio Federmeccanica nella figura del suo presidente, ringrazio lei come relatore e ovviamente ringrazio per questo invito. Saluto davvero con tanto piacere Assistal, Team CISL, Team CGL, Will, insomma, tutti presenti. Ovviamente il mio saluto e il mio ringraziamento per le sollecitazioni offerte anche al presidente Trei e ai relatori che mi hanno preceduta, Massimiliano Nobis e anche la dottoressa Marzia Segato, e ovviamente anche il professor Paolo Ditta, che giustamente metteva in relazione la transizione digitale con la transizione ecologica, come asse portante per l'altro del PNRR e quindi di quella che è l'azione politica. E sono lieta di porgere anche una mia riflessione, insomma, se è possibile, perché dentro questa iniziativa leggo la volontà di mettere in piedi un ragionamento comune che parta ovviamente dalla consapevolezza dell'importanza dell'alfabetizzazione digitale dei cittadini e dei lavoratori. E a questo proposito mi piace anche richiamare un po' le parole del presidente Zentin, il quale metteva in luce proprio la necessità di lavorare sulla consapevolezza e sul valore dell'alfabetizzazione e della formazione digitale. Il presidente giustamente diceva: la consapevolezza fa la differenza e la concretezza è un valore fondamentale reale sul quale lavorare. E allora il Digital Mac è un progetto esemplare esattamente per questo e soprattutto per le ragioni, perché dimostra la chiara volontà delle vostre organizzazioni di cooperare proficuamente con le istituzioni. E questo tessuto di relazione penso che sia anche questo un elemento, una precondizione per poi le buone pratiche, soprattutto in un momento complesso come quello in cui stiamo vivendo, in cui ovviamente le difficoltà pareggiano anche e devono essere pareggiate più che altro da quelle che sono le sfide che abbiamo fatto.
Quindi il vostro contributo, quello delle imprese, così come il contributo della società civile, sarà sempre più determinante proprio per superare queste criticità che ovviamente sono state delineate. E poi è un progetto esemplare perché sa guardare al futuro e decide di muoversi concretamente. La parola concretezza, il termine concretezza in tutte le sue declinazioni è emersa in tutti i vostri e quindi anche nei miei interventi, perché ovviamente va nella direzione del lavoro, dello sviluppo economico e quindi dell'evoluzione sociale e culturale del nostro paese. E poi ancora, e non solo, ma non come ultimo elemento di valutazione, un progetto esemplare che mette al centro il capitale umano, le persone, e quindi mette al centro la possibilità di costruire dei percorsi che diano piena consapevolezza di partecipazione a quella che sarà il futuro del nostro paese. Ecco, il Ministero della Transizione Digitale, come del resto tutto il governo, è operosamente impegnato a portare a termine quindi la trasformazione digitale del paese. E qui è necessario continuare a lavorare su un coinvolgimento complessivo, un coinvolgimento ovviamente complessivo che veda amministrazioni, cittadini, imprese coinvolte anche nella definizione di quelli che devono essere appunto poi le dimensioni operative per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. E, è ovvio che, insomma, Rocco Palombella, e lo diceva bene, evidenziava l'importanza ovviamente della formazione e ricordava appunto come certificato dal DESI una sorta di ritardo del nostro paese, le grandi difficoltà del nostro paese proprio in tema di digitalizzazione, di connettività, di possesso delle competenze digitali, dell'uso di internet, e di come ovviamente questo ritardo dovuto anche a un divario, diciamo, digitale sia un elemento, diciamo, di freno. E a questo proposito è necessario allora ancora di più ribadire quanto affermato anche da Roberto Benaglia di Telemeccanica, cioè con la mancanza di competenze è una delle criticità del mercato del lavoro e l'analfabetismo digitale è una nuova barriera anche per i diritti di cittadinanza. Di qui allora la necessità di lavorare esattamente su questo ritardo, puntando alla formazione di competenze digitali, ovviamente in parallelo anche a quel lavoro fatto per la copertura del territorio con le reti a campo regionale, quindi lavorare sulle infrastrutture da un lato e dall'altro sulla questione relativa appunto alle competenze. Lavorare sulle competenze per tutti, fa parte di quella missione, mi consentirete l'espressione, di transizione digitale democratica, che evidentemente è importante per il nostro paese. E qui voglio anche recuperare le parole di Francesca Redardi, la quale ovviamente metteva in luce l'importanza appunto del profilo democratico della formazione e del diritto alla formazione, anche alla formazione digitale, per tutti i lavoratori, per le imprese, proprio perché solo in questo modo è possibile avviare un percorso di sviluppo attraverso il rinnovamento di quelle che sono le funzioni e i ruoli che evidentemente è necessario. Quindi questo quadro è un quadro comunque che rappresenta una grande sfida per tutti noi. E mi piace ribadire ancora una volta quindi che oltre ai grandi investimenti appunto nelle reti fisse e mobili ad altissima appunto capacità, oltre agli investimenti nelle infrastrutture materiali e immateriali, il buon esito di questo processo di transizione dipende soprattutto dalla nostra capacità di trasmettere ai cittadini l'importanza di questa cosa, quindi lavorare su questa consapevolezza e nello stesso tempo, quindi una sorta di rivoluzione culturale assolutamente necessaria, e nello stesso tempo fare in modo che il più alto numero, per poi arrivare appunto a un possibile, insomma, accorciamento delle distanze, delle disuguaglianze, il più alto numero di cittadini abbia gli strumenti per partecipare, riconoscersi ed essere riconosciuto ovviamente alla società digitale che verrà. Ecco perché l'investimento sulle competenze, sul capitale umano, è effettivamente un tema delicato e necessario.
Sappiamo bene che le nuove competenze e l'identità digitale sono i pilastri del progetto appunto Italia Digitale 2026, che si propone innanzitutto di diffondere l'identità digitale e poi di assicurare che il digitale possa essere utilizzato almeno dal 70% della popolazione entro il 2026. Questi sono i nostri obiettivi. A quella stessa data, almeno il 70% dei cittadini è necessario che abbia acquisito le competenze digitali di base. Al centro ovviamente di questa, diciamo, di questi obiettivi, ovviamente ci sono anche altre iniziative che guardano al rafforzamento dei percorsi di formazione STEM. E qui è importante, insomma, recuperare l'idea che siamo di fronte anche a, come dire, una evoluzione sistemica di sistema. Perché? Perché lo diceva bene anche nel suo intervento Pasquale Ranieri, no? Fare sistema e digitalizzare il sistema paese a partire dalla scuola per poi arrivare al mondo del lavoro è importante esattamente per migliorare l'efficienza, la competitività del nostro sistema paese, ma soprattutto per creare le condizioni, diciamo, di sviluppo e di rilancio, diciamo, della nostra economia. È ovvio che all'interno di questo percorso ci sarà un'attenzione, c'è cioè un'attenzione da parte ovviamente del Ministero, anche la digitalizzazione della pubblica amministrazione, e avviando, insomma, mettendo a terra tutte quelle misure necessarie per la sburocratizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Questo è un altro passaggio assolutamente fondamentale, per poi dopo arrivare ovviamente al settore del privato, un settore che non può e non deve essere escluso, il mondo delle imprese, quindi anche non può essere escluso appunto dal processo di trasformazione. Qui appunto sono molte le iniziative e gli strumenti proprio per coinvolgere i lavoratori e le imprese in ogni dimensione attraverso i progetti di formazione e di incremento delle imprese digitali. Ecco, garantire un'ampia, trasversale, equa, e qui torniamo al concetto appunto di cittadinanza digitale, di democrazia del digitale, ecco, garantire un'ampia, trasversale diffusione delle competenze digitali nelle imprese è un aspetto assolutamente centrale proprio se si vuole promuovere e supportare la crescita delle aziende, investire sullo sviluppo di nuove figure professionali e quindi assicurare maggiore competitività e innovazione. E questo non per il successo della singola realtà, anche se ovviamente poi dalle parole di chi è intervenuto abbiamo avuto modo di conoscere anche quello che è stato fatto nelle singole realtà imprenditoriali e locali, ma partendo sempre dalla consapevolezza che diciamo, la crescita della singola realtà messa a sistema diventa una possibilità in più di rilancio dell'intera economia, diciamo, nazionale. Le piccole e medie imprese rappresentano il cuore pulsante della nostra economia nazionale. Ecco perché sarà assolutamente necessario e importante continuare a lavorare per vincere alcune resistenze culturali che ancora persistono, perché anche su questo, insomma, dobbiamo avviare una riflessione, e soprattutto però rendere possibile un percorso all'interno del quale i lavoratori diventino a loro volta non solo, diciamo, lavoratori competenti, ma a loro volta portatori di competenze e di innovazioni. Come abbiamo detto, possiamo, potremmo poi definire, insomma, la nostra missione compiuta soltanto se saremo in grado di continuare, come, insomma, l'iniziativa di oggi dimostra, un attivo coinvolgimento di tutte le parti in causa, istituzioni, parti sociali, sindacati, imprese. Siamo tutti chiamati a contribuire a realizzare un percorso che è un percorso fondamentale. Per questo credo che davvero la vostra esperienza sia un esempio per tutti. Il Digital Mac è uno strumento utile, plasmabile su ogni necessità, capace anche di rispondere anche in tempi brevi alle esigenze e agli stimoli. Ecco, anche su questo mi piace utilizzare un po' della vostra attenzione. Rispondere in tempi brevi, perché ovviamente le necessità e le urgenze ci chiedono questo, però senza perdere di vista anche quella visione a medio e lungo termine che evidentemente deve sempre accompagnare un programma, diciamo, di sviluppo.
Ovviamente questa visione lungimirante può portare benefici, quindi lo dicevamo prima, che l'ho ascoltato appunto diffusamente nei vostri interventi, benefici ai lavoratori singoli, alle aziende, ma ovviamente diventa un elemento fondamentale proprio per affrontare e continuare le sfide del nostro futuro. Dare l'occasione ai lavoratori di maturare competenze digitali, guidandoli nella creazione per chi non le ha, nello sviluppo e nell'aggiornamento, perché è importante anche immaginare una formazione in itinere, e portarli all'uso dell'identità digitale, io penso che sarà un contributo fondamentale che Digital Mac saprà, potrà dare, continuerà a dare, proprio per vivere una nuova forma di cittadinanza attiva che sia assolutamente equa ed inclusiva, e per una partecipazione alla vita economica, sociale, politica, diciamo, del nostro paese, che sappia mettere in campo buone pratiche condivise e soprattutto capace di dare ascolto e risposte utili alle esigenze che mai come in questo momento sono emerse. Io vi ringrazio per l'ascolto e sono sicura, insomma, che le nostre forme di interlocuzione e di collaborazione continueranno. Vi ringrazio. Grazie a lei, sottosegretaria, per la sua partecipazione, per gli stimoli, il contributo e per il patrocinio. Ecco, penso, spero che sia l'inizio di un percorso di collaborazione, perché abbiamo gli stessi obiettivi, no? Perseguire quell'interesse generale, quindi non solo particolare del nostro settore, delle nostre imprese. Quindi grazie ancora. Come si dice, more to come, no? Dicono così quelli bravi. Bene, grazie. A questo punto io continuerei con l'agenda, perché ci sono altre due voci importanti dal territorio, dai nostri territori, e direi a Cristina Osella dell'Unione Industriale Torino, AMMA, Metalmeccanici, Meccatronici, di dirci un po' a Torino, nel Piemonte, passiamo dalla Lombardia a Piemonte, no? Come stanno andando le cose, quali sono le esperienze, quali sono, se ci sono i problemi, le opportunità. Cristina, innanzitutto grazie di essere qui con noi. Grazie dell'invito, vi porto il saluto del mio presidente Stefano Serra e dell'intera commissione paritetica territoriale per la formazione, che ha sempre lavorato, insomma, su questi temi negli anni. Dal parte nostra abbiamo ascoltato con grande interesse tutti gli interventi e spero e auspichiamo che da parte anche del governo quell'attenzione che la sottosegretaria ci ha segnalato alle nostre attività, alle nostre esperienze, venga supportata poi anche con delle scelte di finanziamento della formazione, perché abbiamo notato nell'ultima tornata ancora di condivisione dei piani territoriali sull'utilizzo del Fondo Nuove Competenze, che le aziende metalmeccaniche sono molto attente e reattive a cogliere ogni opportunità di finanziamento della formazione, quindi più che non c'è una difficoltà, diciamo una non volontà di fare formazione, ma c'è spesso anche una difficoltà di coniugare in un momento complesso come questo l'esigenza della formazione con le risorse per utilizzarla. La metà delle risorse del Fondo Nuove Competenze sul territorio sono state richieste da aziende metalmeccaniche, più della metà delle ore sono andate al settore, alla categoria, quindi questo mi sembra doveroso ricordarlo. Un altro aspetto invece di metodo riguarda il fatto, diciamo, l'esperienza delle linee guida. Io credo l'esperienza della Commissione fa emergere che c'è una difficoltà tuttora, soprattutto nelle PMI, a individuare correttamente il fabbisogno formativo e una difficoltà in fase di progettazione. Ora, strumenti come questo, che evidentemente costituiscono una roadmap per iniziare, possono essere di grandissimo interesse e importanza come strumento facilitatore per arrivare a una platea più larga di imprese. E da questo punto di vista, quindi, questo potrebbe essere un metodo di lavoro che accompagna questo contratto nella logica del rinnovamento che tante volte abbiamo condiviso e di cui tante volte abbiamo parlato.
e anche un metodo di lavoro a livello nazionale, perché indubbiamente i cantieri aperti con le commissioni, quella della formazione, ma anche altre commissioni, la sicurezza per citarne un'altra, che continuano a lavorare a latere dei lavori di redazione del testo, sono anche un modo nuovo per sperimentarsi, non solo in ambito formativo, ma da lì partire per un modo diverso, forse più moderno, di affrontare i problemi nella logica anche negoziale. Grazie. Grazie a te, Cristina. A questo punto, Giuseppe Russo, poi chiederei, ecco, ti pensavo tu fossi presente, invece... Buongiorno, sono... Ciao Giuseppe, buongiorno, a te la parola. Tre minuti, tre cose, velocemente, anche perché abbiamo, credo, partecipato ad un ottimo dibattito, interessante anche sotto vari profili. In questo senso, diciamo, il titolo di questo mio brevissimo intervento vuole essere un po' il racconto di quella che è stata l'esperienza sindacale, ma soprattutto anche di componente dei comitati territoriali nell'epoca del Covid. Questo anno e mezzo l'abbiamo interpretato e abbiamo imparato, io credo anche con buoni risultati, soprattutto rispetto al proselitismo verso le aziende. Io credo che ci sia stato in quest'anno e mezzo, da parte di chi ha saputo cogliere le occasioni, un grande momento di fidelizzazione rispetto alle aziende, anche attraverso gli strumenti che ci venivano forniti. Penso sicuramente all'obbligo della PEC, con le quali tutte le aziende dovevano comunicarci l'avvio di un periodo di cassa Covid. Penso soprattutto, in riferimento anche agli argomenti formativi, a quello che è stato e che sarà lo strumento del Fondo Nuove Competenze, sul quale abbiamo avuto modo di misurare le capacità delle aziende in primo luogo, ma anche quelle poi dei lavoratori che ne sono rimasti coinvolti. Abbiamo sicuramente assistito a fenomeni dove grandi aziende sono riusciti a mettere in mano a analfabeti, tra virgolette, digitali, quali anche operai delle linee, un iPad, uno strumento con il quale riuscire a partecipare all'erogazione di questa formazione. In buona sostanza, quello che è venuto fuori è che nella dicotomia fra digitale e analogico la nostra popolazione afferisce sicuramente, anche per ragioni anagrafiche, alla parte analogica. Io sicuramente faccio parte anch'io di questa componente datata, diciamo, ma ho visto che da parte di tutti c'è stata il conseguimento di nuove abilità. Sull'esperienza dei comitati territoriali siamo riusciti a far partire anche nuovi piani, nuovi avvisi che arrivavano dal fondo impresa, siamo riusciti a condividere anche se in remoto, abbiamo imparato anche a non perdere più di tanto tempo in queste riunioni in remoto che svolgevamo. L'abbiamo imparato tutti quanti assieme in un esercizio di bilateralità che devo dire sul quale poi ci dovremo soffermare nel futuro. Cioè, credo che mai come in questa fase siamo riusciti a sentirci anche utili, non dico importanti, ma sicuramente utili. Qualche riconoscimento ce lo siamo dato fra di noi, lo abbiamo avuto anche dalle aziende che molte volte si sono rivolte anche a noi per attrezzarsi, diciamo, rispetto a quelle che erano le necessità del momento. Chiudo anche con un appello, se volete. Se proprio devo rilevare un grave gap, una grave mancanza
in tutto l'esercizio dell'anno e mezzo, e questo, diciamo, afferisce sicuramente a quelle che sono le infrastrutture digitali di questo paese. Faccio un esempio, forse troppo personale. Io abito al centro di Napoli, a casa mia la fibra non arriva. Allora io credo che anche su questo, approfittando anche dei soldi di cui il paese avrà a disposizione, ma anche e soprattutto recuperando tutti quelli che erano gli impegni e le promesse che ci si era dati su questo argomento anche precedentemente, proviamo a far uscire anche da questa autorevole convegno, mi riferisco al fatto che siamo ospiti del CNEL, anche attraverso appunto le responsabilità del CNEL, un appello, uno magari dei tanti, ma sicuramente un appello importante a che si dia maggiore attenzione e si stanzino e soprattutto si realizzino quelle strade informatiche indispensabili alla ripresa sicuramente, ma anche poi all'ordinarietà che prima o poi speriamo dovrà avvenire. Grazie. Grazie a te Giuseppe, io a questo punto concludo questo interessantissimo convegno, ringrazio ancora il sottosegretario che è rimasto con noi praticamente fino all'ultimo, riuscito a sentire anche gli interventi finali. È stato penso una mattinata ricca e intensa, siamo andati un po' lunghi con i tempi, ma il tema, l'argomento lo richiedeva e lo meritava, per cui mi scuso se dovevamo finire un'oretta fa, abbiamo finito più o meno con un ritardo importante, però è stato sicuramente un confronto ricco e intenso di spunti che ci consentiranno di proseguire, perché questo è solo l'inizio. Ora passeremo appunto alla pratica, a mettere a terra tutto quello che oggi è stato detto, e ci saranno altri appuntamenti, altri confronti per fare il punto un po' di dove saremo nel frattempo arrivati. Grazie davvero a tutti voi, sia chi è qui a Roma, sia chi è più lontano col corpo ma non col cuore. Grazie a tutti, un caro saluto e alla prossima. Grazie a voi, grazie a tutti.